Salve a tutti! Oggi si inizia la Hollow Knight Randomizer, gente! Oggi si inizia la Hollow Knight Randomizer, gente! Scam sei in ritardo, ho iniziato 5 secondi prima del dovuto. Massimo sono in anticipo. Salve! Oggi si fa la pazzia, si inizia la pazzia perché sarà un casino di sicuro. Sarà un casino incredibile. Gnam Nur, grazie al abbonamento comprano, l'ha fatto prima della live, però l'avevo visto, quindi ringrazio comunque. Perché l'ha fatto letteralmente un attimo prima che iniziassi. Su che avrà live, quando l'ultima live della, prima della pausa? Presto? Di sicuro l'8 settembre non potrò fare la live perché devo andare a fare il vaccino, quindi probabilmente il giorno dopo dell'8 carico. Sì, probabilmente il 9 lo carico. Ma cazzo carico le live? Non me lo ricordo. Uno di quei giorni lì. Me l'ho dimenticato. No, stasera non ho messo le card come reward perché volevo... Oggi bisogna un attimo, si inizia la cosa nuova, quindi... Non volevo spendere il tempo a fare quella cosa lì. Si parla un attimo di come funzionerà la Hollow Knight Randomizer. L'ho detto che non ci sarà sempre. Quando ha senso di farlo, sì. Quando non ha senso, non lo metto. Mi sono chiamato prezzo di piantina, però nella descrizione c'è anche scritto 100k. Ah, lo metto a posto. Allora, gente, stasera si inizia la Hollow Knight Randomizer. Era un sub-goal che avevamo raggiunto un sacco di tempo fa. E adesso finalmente lo facciamo. Ci è voluto un pochino di tempo, ma adesso lo facciamo. Risolto. Come avevo detto, questa randomizer sarà di nemici, boss e oggetti. Boss, sai, un discorso strano, adesso vi spiego meglio. Tecnicamente si poteva fare anche una randomizer di anche le stanze, in modo che ogni volta che passi da una stanza all'altra venite trasportati in una zona differente del gioco ed è un casino incredibile. Però quella lì secondo me è un po' troppo strana. Si potrebbe anche fare in futuro volendo come cosa, però non mi ispirava troppo. Preferisco farla in questo modo qua con gli oggetti randomizzati e i nemici randomizzati, che sfrutta molto di più quello che so io giocare il gioco, perché troviamo nemici molto più complessi in punti in cui dovrebbero essere semplici e nemici molto più semplici in punti in cui dovrebbero essere più complessi. Quindi bisogna gestirsela bene e bisogna anche ricordarsi bene come funziona il gioco, perché se non mi ricordo dove sono i vari oggetti, dove si trovano le cose importanti e roba simile, non riusciamo a finire il gioco. L'obiettivo di questa run qua, ma in speedrun, se volete posso mettere il tempo così vediamo quanto ci metto. L'obiettivo di questa run qua sarà quello di... vorrei almeno fare l'ending, quello dove batti anche Radiance. Vorrei fare quell'ending. Se non è fattibile e richiede troppo lavoro e è troppo un casino, si va di ending base. Quello credo che sia fattibile farlo. Sì, il true ending, il Dream No More credo si chiami. Non potrebbe esserci soft block con le randomize delle stanze? In base a come funziona la logica non dovrebbe dare problemi. Appunto, la logica delle item randomizer nei vari videogiochi deve essere fatta in un modo molto specifico, perché ovviamente noi, in Hollow Knight, vi faccio come esempio, noi andremo nella prima zona del gioco, i sentieri dimenticati. Per uscire dai sentieri dimenticati e andare a Verde Via, che è l'unica altra zona del gioco che puoi raggiungere a quel punto del gioco, è soltanto se utilizzi l'attacco di magia che ti dà all'inizio gioco, non mi ricordo adesso il suo nome. Perché l'unico modo per raggiungere appunto Verde Via è quel modo lì. Quindi la logica di un item randomizer è che appunto tutti gli oggetti del gioco sono randomizzati, ma sono in un punto che ti permette di comunque fare progressi nel gioco e andare avanti. Quindi molto probabilmente nei sentieri dimenticati andremo in ogni caso a incontrare un oggetto come lo spirito vendicativo, grazie. Perché se no non si potrebbe fare nient'altro all'interno del gioco e funziona così appunto la partita. Però più avanti, quando appunto il mondo diventerà più aperto e potremo andare ovunque, a quel punto diventerà estremamente randomico il tutto. Inizialmente sarà comunque random, perché lo sarà al 100%, però inizialmente è probabile che troveremo delle cose più normali. Fino a un certo punto. Intendo normale nel senso che immagino che oggi troveremo comunque lo spirito vendicativo, logicamente.
Sì, le chiavi saranno randomizzate. Credo che i sognatori siano randomizzati. Credo che i sognatori siano randomizzati. Non ne sono sicurissimo. Sono randomizzati i negozi. Sono randomizzati... Fotti di roba. Qualsiasi cosa possa essere randomizzata, praticamente l'ho fatta. E... il mio obiettivo era fare una item randomizer con contemporaneamente una randomizer di nemici e boss fight. E lo è, ma fino a un certo punto. Volevo appunto randomizzare nemici con nemici, in modo che casomai troviamo il cazzo di mantide gigantesca da fine gioco, la troviamo nella sezione del tutorial, mentre il nemico della sezione del tutorial lo troviamo nel Path of Pain. Non è così il caso, però diciamo questa sarebbe la logica. E invece di trovare il falso cavaliere, avrei trovato Absolute Radiance. Volevo organizzarlo in questo modo, ma non è fattibile, per la semplice ragione che non puoi randomizzare un boss con un altro boss. Non so quale ragione, ma non ho trovato un modo stabile per farlo. Quindi la soluzione che ho trovato è quella che i boss rimarranno comunque normali, ma i nemici saranno randomizzati con altri nemici e con anche dei boss contemporaneamente. Quindi invece di trovare il vermetto all'inizio gioco, potremmo trovare il falso cavaliere. E potremmo trovare 8 falsi cavalieri in una singola stanza. Credo che comunque sia interessante. Credo che comunque sia interessante. Sì, è un casino. Vuol dire che molto probabilmente in alcune zone del gioco dobbiamo soltanto cercare di sopravvivere e andare avanti. Però va bene così. Ma fare il video? Non lo so. Se sei interessante, sì. Di solito con questa cosa qua ci faccio un video riassuntivo finale. Avrei culo anche qui come in Kingdom Hearts. Adesso si vedrà, appunto. Come ho detto, vorrei puntare per il true ending e non per l'ending base. Però se non è fattibile e ci stiamo 150 anni, visto che per il true ending dobbiamo fare diverse cose, andiamo di ending normale. Dipende quanto è fattibile o quanto stiamo andando fuori di testa. Ho appunto provato un minimo della RAM per vedere se tutto funzionava, e dovrebbe funzionare. Però non utilizziamo lo stesso save, non utilizziamo lo stesso seed. Faremo un'altra randomizzazione. Tipo nella randomizzazione che avevo fatto io giusto per prova, per vedere se tutto funzionava. Uno dei negozi del primo gioco mi vendeva la lacrima di Isma. Quindi da inizio gioco potevo andare nell'acido tecnicamente. Si può trovare anche roba del genere. Scaccio Man, grazie abbonamento con Prime per 15 mesi. Buonasera. Thank you. Yes. Sono perso qualcosa, mi sa mentre parlavo. Ah sì, che colli. Grazie abbonamento con Prime per 5 mesi. Buonasera signor Gave, tutto bene? Sì. Sì, perché no? PS, sapevo che le storie di Insta nascondevano qualcosa sotto. Sì. Ho fatto delle storie di Insta a tema Hollow Knight per annunciare il tutto. Ho fatto questa con il grab. Ho fatto questa con il Wanderer's Journal. Poi ho annunciato il video. E poi ho fatto questa, non annunciavo il tutto. Hollow Knight Randomizer, stasera alle 20. Seguitemi su Instagram. Ma anche Pantheon saranno random. Credo che si possano randomizzare anche Pantheon. Però non andremo a farli, quindi non penso che ce ne freghi. Hai intenzione di fare il Path of Pain? No, non penso. Cioè voglio puntare al true ending, non voglio fare tutto. Non voglio fare il 112%, voglio fare il true ending. Gli amuleti sono random, le abilità sono random, le magie sono random. Anche le chiavi penso che siano random, sono abbastanza sicuro che lo siano. Anche se ci sono poche chiavi specifiche. Cioè sono tipo un paio di chiavi specifiche, cioè tipo la chiave dell'amore e forse un'altra. Le altre sono chiavi semplici. Però anche quelli saranno randomizzate. Un po' tutto così. Come funzionano gli upgrade tipo del dash o delle spell? Randomizzati. Meliodas Blaze, grazie abbonamento con Prime per 3 mesi. La prima di bronzo. 444.
Non posso che concordare. E Pucciotto, grazie abbonamento compagno, anche te per 4 mesi. Spero presto di rivederti in una serie sul canale. Ah, tipo serie lunga alla mod di Hollow Knight, roba simile. Ci sto pensando per Dark Souls 1. Ci sto pensando. Quanto hai fatto nella speedrun? Quella di oggi? Guarda il video. Guarda il video. No? Volevo fare appunto un video perché mi faceva ridere il fatto che avevo fatto una speedrun sul canale di Frozen. Era andato bene. Mi sono detto, qual è un altro gioco che posso fare in speedrun? Ho detto, faccio Hollow Knight. Tanto devo iniziare la randomizer. Così si sfrutto le due cose contemporaneamente. Sbaglio è nella copertina. No, il numero è sbagliato nella copertina. L'ho fatta apposta perché non volevo spoilerare. La settimana stessa mi pare ci avessi messo circa 1 ora e 40. Se non sbaglio sì. Ma la maggior parte di quel tempo lì era spesa nel boss finale, perché non sapevo combatterlo e nel fare lo skip. Levando quelle due cose principali ci ho messo molto meno tempo stavolta. Dannazione, devo guardarmelo perché me l'hai detto tu. Scusami, il video sul canale. Ti guardi la live o non ti guardi i video? La live dura 3 ore e il video dura 20 minuti. Neanche. Molto più semplice il video. Vince là, grazie all'abbonamento per la prima volta. Thank you. Che immagine hai fatto l'abbonamento sfruttando il September? Perché chi non lo sapesse, questo mese gli abbonamenti sono in sconto per la prima volta e quelli regalati del 20%. Quindi adesso un abbonamento costa 3 euro invece che 5 come un mese fa. Perché anche il costo degli abbonamenti è sceso di 1 euro rispetto a qualche mese fa. Quindi adesso costa soltanto 3 per questo mese. È una grande offerta, no? È una grande offerta. Tra l'altro, se avete il Prime... Se avete il prezzo, se avete Amazon Prime, potete collegare al vostro account Twitch Prime e avere ogni mese un abbonamento gratuito al canale che preferite. Fuck. Vinci la grazie. Grazie. Grazie al Vegato. 5 abbonamenti a Copie, a Magnetaria, a The Dark Tortellino, mamma mia che bel nome, Gatto e Gab. Grazie mille. Nice. Ha funzionato, non aspettavo. Wow! Ho chiuso Streamlabs che si è completamente bloccato. Il problema era Streamlabs che è crashato. Non so per quale ragione. Non so perché. Non ho idea. Però va bene. Adesso siamo tornati. Ciccio, grazie abbonamento con Prime. Thank you. E Axewolf, grazie a donazione da 1,95€. Un caffè. Grazie. Purtroppo non è partito l'allerta. Anzi, lo faccio partire adesso. Che prima non era partito perché avevo cambiato schermata. Non mi chiedete. Spero non succeda più. È successo anche ieri. Ieri però ho riuscito a salvarlo. Oggi invece ho detto, ah, riattiva e spegni e riattiva la telecamera. Ups. Crashato Streamlabs. Buono. Molto buono. A me è ancora bloccata. Refresh. Che ti devo dire? Era sempre la soluzione a tutto. Non vi compare il messaggio di condivisione dell'abbonamento, refresh la pagina. Non ti compare la live, refresh la pagina. 9 volte su 10 ti risolve il problema. Quando non ti risolve il problema, probabilmente è la tua connessione. Kinko Kite, grazie Vegato. 5 abbonamenti a Cusi RK con la C. Okay. Lace Bubolo e Omega Dragons. Nice. A me è ancora frizzata. Refresciate se non funziona. No, così almeno chi vede la chat lo può vedere. Io sono l'unico che può scrivere in caps. Potrei spammarlo anche. Cosa succede oggi? The Mike, grazie per aver dato un abbonamento a Slamlux. Che succede oggi? Pucciotto, grazie 100 bits. Grazie mille. Cosa succede oggi di nuovo? Ma i regali sono random, li scegliete voi. Quando regali un abbonamento a più persone contemporaneamente sono scelti a random. Se vuoi regalare un abbonamento a una persona specifica, puoi farlo, ma appunto è una sola di solito. Devi farlo uno per uno.
Oggi si perde, hai fatto una speedrun troppo buona, è ora di subire. Cercherò di fare del mio meglio, sono sicuro al 100% che oggi moriremo qualche volta. Qualche forse essere un po' positivo e poco realistico. Oggi mi sa che moriremo una buona quantità di volte. So che ricevi milioni di messaggi, volevo solo dirti che sono nuova. Ti ho conosciuto tramite i video della RAN di oggi e che quindi l'algoritmo funziona. Let's go! Un nuovo viewer! Nuova persona che ha consigliato il video. Nice! Funziona! Funziona! Incredibile! Quel minimo, non troppo. La falsa cavaliera Nightmare Grim è un attimo. Quello certo, quello certo. Quello non c'è dubbio. Ah, quindi volete che metta il timer a schermo oppure no? Perché possiamo farlo. Possiamo vedere quanto ci mettiamo a fare una randomizer. Abbiamo fatto per la randomizer di Kingdom Hearts, possiamo farlo per la randomizer di Hollow Knight. Va bene, facciamo il timer a schermo. C'ho qua live split con il timer. E questa volta mi ricordo come far funzionare. Non lo resetterò per sbaglio. Spero. Non è detto. Cronometro, non timer, sì, però avete capito. Cronometro, timer, l'orologio. Leggendaria la random su Kingdom Hearts. Ci sono dei giochi che mi piacerebbe fare anche altri randomizer in futuro. Tipo, prima o poi vorrei fare una randomizer di un gioco di Zelda, perché sono ottimi per farlo. Particolarmente quelli un pochino più aperti. Tipo, A Link to the Past, se non sbaglio, c'è una bellissima randomizer, però... Non so, cioè non lo gioco da anni... A Link to the Past. Vorrei trovare un gioco che mi ricordo. In generale ci sono diversi Zelda che sono così. Però il fatto è che non me ne ricordo molto bene. Cioè lo Zelda che mi ricorderei di più sarebbe Breath of the Wild. Ma Breath of the Wild non ha senso fare una randomizer degli oggetti, perché gli oggetti importanti ti danno tutto inizio gioco e quelli non puoi fare altro che avere inizio gioco. E da lì in poi sono tutti oggetti tecnicamente secondari che non importano molto, quindi non ha senso fare una randomizer di un gioco del genere. Invece una cosa come un Ocarina of Time o roba simile, dove c'è degli oggetti principali che ti fanno andare avanti, come appunto un Hollow Knight, è figo. Sono sempre randomizzati per The Wild. Sì, praticamente sì. Freida The Binding of Isaac Nuzlocke, non so neanche cosa sia, quindi non penso per ora. Randomizer di Skyward Sword, sono a posto, sono assolutamente a posto. Prossima random, se sono randomizer, seguiamo l'orme del maestro Michele. È vero che c'è quella di Dark Souls? Com'è quella di Dark Souls? Non ho idea. Non ho proprio idea. Randomizer su Pokémon, quello sì, poi di sicuro prima o poi lo faremo. Però dovrei trovare un set di regole interessanti, perché una Nuzlocke che non la farò mai più. Quindi dovremmo fare una randomizer con qualche altra sfida, challenge. Molto bella quella di Dark Souls. Oggetti e nemici slash boss random su DS. Nemici e boss è figo. Oggetti... Ah, sì, quelli che raccogli. Forse quella di Dark Souls è figa. Non ci avevo pensato. Non l'ho mai vista fare. Mi ricordo che so che esiste, appunto. Ho visto che gente l'ha giocata, ma non l'ho mai guardata io, quindi non so come funziona. Fatemi accendere tutto. Hollow Knight. Ho dovuto, tra l'altro, per far funzionare la mod della randomizer tutto, ho dovuto portare il gioco a una vecchia versione, perché le mod e tutto funzionano sulla versione 1.4.3.2 del gioco, non in quella più nuova. Non so perché, ma va bene. E tra l'altro una cosa che mi è stata detta: non posso utilizzare il controller sul menu, perché sennò il gioco crasha. Quindi per un attimo non utilizzeremo il controller, perché sennò il gioco crasha. Blocco la musica. Nico, grazie all'abbonamento per 3 mesi, è la prima di bronzo. E Dario, grazie all'abbonamento con Prime per 3 mesi, è la prima di bronzo. Hollow Knight, let's go! Datemi un secondo. Stai giocando al PC? Sì. Ho preso Hollow Knight su PC apposta per fare la randomizer. Tanto è soltanto la terza volta che compro Hollow Knight, ci stava. Non è un problema. Ho comprato il gioco per Switch, ho comprato la Collector's Edition per Switch, ho comprato il gioco per PC. Non è un problema.
Allora, questa è la schermata sbagliata, ma va bene. Questo è il mio schermo, io volevo il gioco. Thank you. Allora, forse devo spostare la telecamera, si vede dopo, però adesso va benissimo così. Alright randomizer, come vedete qua in alto ci abbiamo già scritto load enemy randomizer, fallo. Questo è quello che succede quando carichi la enemy randomizer. Ci vorrà un pochino di tempo. Ricorda il timer? Sì. Vedete questo qua quando carichi la enemy randomizer. Non so se ogni volta che lo carico cambieranno ogni singola volta, non ho idea. Non lo so. Possibile. Però non è un problema, tanto l'importante è randomizzarli. Non me ne frega che siano sempre uguali quelli randomizzati. Tanto dov'è il timer? Toh. Bam, timer. Così possiamo fare in questo modo. Pitti! Grazie all'abbonamento con Prime per 24 mesi, 2 anni, boys. È la piuma di ghiaccio. Thank you. Thank you. Forse mentre sta sparaflesciando in questo modo qua possiamo ancora rimanere sulla mia faccia per un attimo. Che è un po' strana come cosa. Non so come mai fa in questo modo qua. Non ho detto come funzioni. Probabilmente è necessario per il gioco di dover caricare queste aree per cambiare il tutto, però non ci facciamo domande. L'importante è che funzioni. Ho visto che funziona. Sta diventerà un video? Non ho idea. Non penso video singoli, penso che sarà una mega riassunto finale come faccio di solito. O come ho fatto una singola volta, non di solito. Però già dal secondo video del genere ho iniziato a lavorarci, quindi di solito per me ormai è. Pronostico muoverà più di 5 volte. Volete vincere bacche facili, eh? Volete vincere bacche facili in questo modo, se vi aspettate che non muoia più di 5 volte. È abbastanza evidente che muoverò più di 5 volte. Hai letto Hunter x Hunter, è il mio manga preferone. Sì, l'ho letto. Mi piace molto anche a me. Troppo facile in quel modo. Possiamo vedere il gioco? Se vuoi, è ancora così. Fino a che non carica. Il gioco è così. Quindi ci vuole ancora un attimo. Carica anche sound effect delle aree. Stavo già quasi per morire. Mi devo preoccupare. Mi sa che mi devo preoccupare probabilmente. Manca il 5%, manca pochissimo. Poi ha finito di fare i flashback del Vietnam. Mi era distruggerti mentalmente. Fanta Azzurro, grazie abbonamento con Pam per la prima volta. Posso adesso pensare a un sub goal, perché stiamo salendo parecchio in fretta negli ultimi giorni. Ok. Ha smesso di uccidermi gli occhi. Eccoci qua. Allora, quando si inizia una run di questo gioco qua, abbiamo questo qua che era la mia prova del gioco. Ho giocato una trentina di minuti, ma appunto possiamo anche cancellare un salvataggio perché non mi interessa. Non lo andrò a utilizzare. Nuova partita. Ok, abbiamo un po' di cose da settare. Allora, ho reso possibile fare dei skip easy. Immagino che non sia niente di esagerato come roba, perché tanto io di solito lo faccio. Il timer, sì, non è ancora iniziata la partita, che cazzo di timer metto? Quindi va bene così. Voglio fare soltanto l'item randomizer. Non ci voglio mettere anche altra roba in mezzo. Questo sarà il nostro seed. Ok. Item randomizer. Questo qua è la cosa di standard.
potremmo randomizzare anche della roba del genere. Non so se avrebbe senso. Penso che già ci sia troppa roba incasinata che vada bene così in realtà. Credo vada bene così. I nemici sono già randomizzati. Non compaiono qua perché abbiamo fatto una schermata di prima che impazziva tutto. Randomizza anche i controlli, no. Quality of life, Salubra Noches, Early Geo, Extra Platforms. No. Non credevo di niente di Quality of Life. Forse sbaglio. Però non voglio niente che mi renda il gioco più semplice. Non credo. Potremmo randomizzare appunto anche questa roba in più. Come le Whispering Roots, che sono quelli che colpisci con la cuglia, le mappe. La mappa mi sembra un po' tosta. Cioè, nel senso che dobbiamo fare tutto il gioco senza mappa. Forse a quel punto diventa tanto fastidioso e non divertente. Non ho idea. Io forse lascerei così. Perché in realtà è già un sacco di roba. Io l'ho provato in questo modo qua. Quando l'ho provato a giocare, mi dico che è da matti. Già così è da matti, ve lo assicuro. Secondo me va bene così. Secondo me va bene così. Perché sennò poi è un casino. Sennò poi rischiamo di fare ancora più casino. Tanto il gioco sarà la morte sin da adesso. Se randomizziamo anche sta roba qua, poi la logica di conoscere la mappa non ha più senso. Che è quello che appunto volevo tenere, perché sennò a quel punto randomizzeremo anche le stanze. O tutto o nulla. Beh, di partenza non facciamo tutto, perché potremmo anche randomizzare le stanze e roba simile, però non voglio farlo. Perché poi non è divertente, che a quel punto è vai a caso e vedi che ti arriva in faccia. Voglio esplorare comunque l'area. Va bene così, va bene così. È già un foto di roba. Vai. Appena compare qualcosa. Ok, posso far partire adesso. Anche se non ho collegato il controller. La mia preoccupazione adesso è non dovrei coprire la mia barra della vita, giusto? Eh no, infatti è perfetto. Nice. 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 Cos'era? Perché lo schermo è già iniziato scuotendo. Oh, controller. Ecco qua. Appunto, il controller ho dovuto collegare soltanto adesso, perché sennò il gioco nella schermata principale, se c'è il controller collegato nel mentre hai le mod attive, crasha. Non so perché, ma ci accontentiamo. Vediamo se i nemici sono randomizzati. Questo non mi era successo nella mia run di prova. Questo non mi era successo. What the f- Ok. Ok, i nemici sono randomizzati. 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 Di sicuro sono randomizzati. Di sicuro sono randomizzati. Abbiamo un problema, gente. Gente, abbiamo un problema. Oh, merda. Riusciamo a mettere anche Death Counter? No, non c'ho voglia di starci dietro, perché devo sempre switchare fuori dal gioco e aprire la schermata. Non è fattibile. Non so chi sia quello, non so perché stavolta mi ha colpito. I punti vita mi servono per riuscire a scansare i Lord delle Mantidi. Cosa? Ma non mi veniva in testa così a caso! Ciao. Non so se è fattibile uscire di qui al momento attuale. Sono dei rettangoli strani nello schermo. Buongiorno, psicognomo. Mi sa che la challenge più difficile del gioco sarà... Sarà uscire da quest'area qua. E non so se è fattibile, onestamente. Perché non c'è lo spazio per fare nulla. Non c'ho abilità per scansare. Ok. Aiuto.
Oh! No, no, mi ha fatto cadere! No, ci si può fare, ci si può fare, ci si può fare. Sarà difficilissimo uscire dalla prima zona del gioco, ma ce la si può fare. Ce la si può fare. Devo soltanto non prendere danno dal primo nemico e sperare di non avere tutti bloccati nel punto sbagliato. Lui prende danno, non so perché. La lui invece no. Non so perché sono dei quadrati. Non ho idea. Ok. Ok, questo è un problema. Questo è un problema. L'ombra. Non so cosa posso fare dell'ombra al momento attuale. Credi che posso stare dietro all'ombra al momento attuale? Ok. Oddio! È andato a scatti, non so perché. Ok, ok, ok. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ok, c'abbiamo qua un pochino di lifeblood, così possiamo avere qualche punto vita. Ok, qua abbiamo già fatto un passo avanti. Ora devo uscire di qui vivo. E Samu, grazie 100 bits. Ti ho trovato in home oggi. Spero che sia così anche per altri. Non so. Ok. Va bene. Classica caduta. Lagga troppo. C'è un lag ogni tanto. A voi vi compare laggoso? A me non compare laggoso. Una volta ogni tanto capita. Quando ci sono tipo due boss giganti sullo schermo, credo sia normale. Perché il gioco non è fatto per funzionare in questo modo qua. Ok. Andiamo subito a contro. Loro stanno facendo un casino incredibile. State calmi. Andiamo subito a controllare qua. Qua c'è il primo oggetto che possiamo trovare di interessante. Non so cosa possa essere. Un nuovo... Oh no, devo tornare indietro così. Devo rifare l'area. Non posso tornare indietro, vero? Abbiamo uno slot aggiuntivo per gli amuleti, però è importante, bisognava prenderlo. Ok. Devi prendere l'amuleto. Che significa? Non c'è l'amuleto lì. L'ho già raccolto. Era lo Charm Notch. Sono lì entrambi! Oh, oh! No, 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 cagami, non cagami, non cagami, non cagami. Ok, 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 ok. Allora. Ora dobbiamo uscire. Ho preso l'oggetto importante che c'è qua e non c'è nient'altro da fare. Ho preso l'oggetto importante, non c'è nient'altro da prendere qua dentro, onestamente. Devo soltanto uscire da qua senza morire. È l'unica cosa che devo fare. Non ci sono altri nemici, vero? Ok. Yeah, abbiamo superato il tutorial. Quasi 10 minuti, no. Poco più di 5 minuti per fare il tutorial. Quando di solito dovresti fare tipo in 30 secondi. Let's go, ce l'abbiamo fatta. Spero che non vada avanti così. Se no è la morte. Se no non ce la facciamo. Ok. Elderbug is a cool dude. È vero. Elderbug è un tipo figo, concordo. Riposa. Thank you. Elderbug. Salute, salute, salute. Salve. Buono a conoscerti. Per qualche ragione questa porta è aperta sin dall'inizio gioco. La randomizer ti lascia questa porta aperta sin dall'inizio gioco. Quindi possiamo subito parlare con i Zelda. E possiamo vedere lo shop. Artiglio delle mantidi. Ok. Uovo arcanoido del re. Diario del viaggiatore. Uovo rancido. Vessel fragment. Mask shard. Bussola. Piuma. E classiche cose del negozio. Ok. Artiglio delle mantidi qua. A 130 prendiamo l'artiglio delle mantidi. Subito. Immediatamente lo prendiamo. Perché ci servirà al 100%. Uova arcano sono un botto di soldi. Sì, sì, infatti è... In realtà è buono che sia lì. Salve. Questo è normale. Non mi sembra molto diverso. Forse c'è qualcuno... Basta, mantidi. Basta, mantidi. Ti prego. Che cazzo è?
cazzo è? Io voglio vedere Elder, voglio vedere Elderbug. Non è Elderbug, è lui. Allora, anche lui è differente, perché invece di trovare tutti i grab per sapere cosa ti dà, puoi sapere sin da subito cosa ti dà come reward per aver ottenuto i grab. Funziona così il gioco, perché almeno in questo modo qua, se c'è qualcosa di estremamente importante, puoi controllare sin da subito e puoi cercare appunto di ottenere i grab. Se non c'è niente di importante, lo ignori. Quindi 22 grab per un minerale terreo. Ok, i grab sono importanti. 20 grab per un frammento di maschera. 17 grab per sbloccare la stazione di Green Path. Ok, anche le stazioni sono randomizzate, quindi 3 grab per un Mask Shard. 3 grab per un sigillo di Nido Oscuro. 4 grab per l'amuleto creatura di Grimm. 11 grab per la lanterna. Ok, i grab sono importanti in questa run. Ci sono diverse cose che voglio prendere. Ok. Ma quello cos'è? Il... wow, che cazzo sei? È nella parete. È per caso il... il nemico che arriva da distanza e arriva nello schermo. Probabilmente è quello. Nosco le ali, credo. Ah, non lo so. Cornifer, tu mi vendi la mappa normalmente, vero? Ok. Fatto bene a tenere almeno questa zona normale, perché possiamo ottenere la mappa e controllarla. Mappa. È una mappa. Non so cosa mi sarei dovuto aspettare. È una mappa normale. È una mosca gigante. Credo anch'io sia una mosca gigante. Andiamo verso la boss fight normalmente. Facciamo la classica strada per andare avanti nel gioco. Perché così spiaccicato? Wow, quanti soldi! Ok. Stanza più semplice della mia vita. Soldi più semplici della mia vita. Siamo a 500 monete. Posso comprarmi l'artiglio. E sono molto tentato ad andare indietro per comprare subito l'artiglio, perché non sarebbe male. Lo prenderei molto volentieri. Non vorrei perdere i soldi, tecnicamente. Abbiamo trovato l'area di farming. Qua ci trovo sempre un nemico del genere, mi dà 100 giro. È l'area del farming questa qua. Oh, salve. Sei piccolino. Perché sei così piccolo? Di solito dovresti essere grande. Oh mio Dio, quelli... cicala one shottata. Buono. Boss fight sconfitta. Molto complessa. Non pensavo che lui one shottasse una boss fight. So che è invincibile, però non stavo one shottasse una boss fight. Dopo il tutorial, la randomizer ha deciso di aiutarti. Sì, rispetto al tutorial, tutto quello che abbiamo incontrato finora è una passeggiata. Rispetto al tutorial è tutta una passeggiata. È super semplice. Loro non dovrebbero essere qua, credo. Che dovrebbe esserci dei moschini normali. Va bene. Perché no? Aia. Toh. Mi leggevo in 10 minuti, buona. Sì, anche meno di 10 minuti. Ci mettiamo pochissimo per farmi leggero in questa situazione qua. Se possiamo tenerne 100 con un singolo nemico che non reagisce, lo one-shottiamo. Non mi interessa andare a prendere i soldi, perché tanto non cambia molto. Ok, api. Ciao, apetta. Buono. Là c'è una guardia della città delle lacrime. Ok. E qua c'è un nemico fatto di funghi. Facciamo prima la cicala madre? Nah, facciamo prima il cavaliere falso normalmente. Vediamo che ci capita. Gli 04 irreali. Grazie al bonetto con Prime per 9 mesi. Prima di oro. Occhio che nel tutorial trovi la proof. Ah no. Beh, la zona del tutorial comunque dobbiamo esplorarla più avanti, perché è importante. Sigillo di Nido Sacro. Spendi 50? Sì? Sì? Ah. Ok. È comparso dal nulla. Buono.
Non ci facciamo domande. Oh, i ragni del... Perché si testa in giù? I ragni del... di Astrid! Piuma buio! Grazie all'abbonamento con Prime per 2 anni e mezzo. È la piuma buio. Buonasera, passo per un saluto e per augurarti buona fortuna con la randomizer. Grazie mille. Primo grab! Primo grab! I ragni di Astrid, no, intendevo i ragni del... di Nido Scuro. Intendevo quello. E che Astrid si abbona. È la terza persona con la piuma buio, credo, Astrid. Salve. Ah. Non è più grab, ce l'ho da dietro. Lo ignoro. Ma quindi i grab restano al solito posto? Yes. Perché sennò anche i grab verrebbero randomizzati con... Ok. Verrebbero randomizzati con, tipo, oggetti importanti, roba simile. A quel punto tutto può essere ovunque, è troppo un casino. Abbiamo randomizzato le cose divertenti. Oh no! 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 Oh merda! Ok, è morto subito. Per fortuna il cavaliere lo uccide subito. Oh no! Cosa mi ha preso? Non dimmi che c'è anche il crude fauci invisibile. C'è il crude fauci invisibile. Oh merda, no, adesso è visibile. What the fuck? Ok, devo battere il cavaliere mentre c'è il crude fauci. Va bene, va bene, va bene, ce la posso fare. Ce la posso fare. Devo soltanto battere 2 boss contemporaneamente. Aia. Devo solo battere 2 boss contemporaneamente, non è difficile. Oppure potremmo skippare la boss fight. È anche un'opzione. Ok. Solo che voglio sapere cosa mi droppa lui, è importante. Aia. Pessima scelta da parte mia. Ok. Calmo. Calmo. Non so dov'è, è troppo piccolo. È troppo piccolo il crude fauci, non lo vedo. È minuscolo. È fortissimo in questo modo, non so neanche come scansarlo perché è troppo piccolo. Non so dov'è. Va dietro, va dietro. Ho visto adesso che va dietro il background. E questo, per questo non lo vedevamo prima, perché è dietro il background. Ok, manca poco però. Abbiamo già levato due fasi di vita. Aia. Non so cosa fare. C'è lui in mezzo. Ecco. Manca pochi colpi. Oh, ok, mi devo curare. Aiuto! Dai, 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 aia! Fanculo, non me lo meritavo. Dovremmo avercela fatta. Let's go! Fanculo. Se morivo per quello. Se morivo per la medusa. Ok, ok, crude fauci lo ignoro. Crude fauci lo ignoro. Non posso fare anche lui contemporaneamente. Non posso fare anche lui. Spirito vendicativo, let's go! Ok, 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 buono. Buono, 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 buono. Buono. KTM Supermoto, grazie al momento con Prime per 10 mesi. Buonasera, Gurabia. Fuck, non ci avevo visto. Speranzoso che la speedrun di Hollow Knight verrà consigliata grazie all'algoritmo. Non troppo. Non troppo. Ah. Qua in dis... Beh! 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 Sappiamo già che è un amuleto equipaggiarci. È indistruttibile tra l'altro. Sappiamo già che è un amuleto equipaggiarci, no? Ho già una buona idea di che amuleto ci andremo a equipaggiare adesso. Non è forse indistruttibile, quello sarebbe stato ancora meglio, ma mi accontento. Mi accontento al 100%. Quanti cuori ho? Sono 2 in più? Non è male, non è male. E? Concentrazione rapida.
Quanto occupa? 3. Non posso equipaggiarla. Però va bene. Lei è già scomparsa. Cioè ha già fatto tutto. Tecnicamente non c'è bisogno di entrare qua dentro. What the fuck? Ok, non entriamo qua dentro. Non credo sia niente di importante qua. Non credo. Posso un secondo controllo. Ok, non entriamo qua dentro. Non c'è niente di importante qua, non ci interessa. C'è un amuleto. L'amuleto. Che amuleto c'è qua dentro? Che amuleto c'è qua dentro? È raggiungibile adesso? Quello dello scudo. Eh? Non so di che parlate, mica me lo ricordo sta cosa. Oh mio Dio, tutti i nemici che volano! Quello in alto. Ma quello in alto ci possiamo arrivare, non c'ho mica le cose adatte per saltare fino là in alto, no? Oh! Addio. Non me ne frega nulla. Vabbè, possiamo comunque entrare qua dentro, non è un problema. Non credo ci voglia così tanto per fare il tutto. È un po' fastidioso avere loro qua in mezzo che fanno casino, ma ci possiamo comunque accontentare della situazione attuale. Quanto casino sentiamo durante questa... No! No! Poverino! È morto! Chi l'ha ucciso? Chi ha ucciso il mio amico Grab? Chi ha ucciso il mio amico Grab? Chi è stato? Metti un dito in culo! Sicuro sia un Grab? Non lo so. Probabilmente è il cadavere appunto di uno di questi mimic qua. Non è qua? Ok, non c'entriamo qua, non c'entriamo qua. Da sopra secondo me c'era qualcosa, se non ricordo male. Però non importa. Non importa. Come mai è stato one shottato? Ah, c'è questo, non me lo ricordavo. Sigillo, vabbè. Comunque vale la pena controllare. Non me lo ricordavo ci fosse un oggetto qua dentro. Perché l'ho one shottato? Ero entrato nel combattimento con appunto la magia pronta e dicevo, ah, ok, adesso gli spammo due magie. Aspetto che mi arrivi il piccoletto, prendo 3 cose da lui e lo sparo. Invece no. Va bene. Io vado subito a comprare l'artiglio però, Prima cosa che andiamo a fare è prendere l'artiglio perché voglio subito essere in grado di camminare sulle pareti. What the fuck? Che cazzo? Non c'era niente. Chi mi ha preso? Vabbè. Non c'è nessuno qua. Questa stanza è stranamente vuota. Sono tutti bloccati nelle pareti probabilmente. Vabbè, non mi lamento. Va bene, la zona del Code Fauci. No, prossima cosa che facciamo andiamo a liberare Sly e andiamo da l'avventatrice d'amuleti. Perché anche loro, appunto, avendo un negozio, possiamo vedere quanti oggetti hanno a disposizione e possiamo vedere quante cose possiamo ottenere. Perché così abbiamo da subito un sacco di cose disponibili ad inizio gioco. Artiglio delle mantide di subito! Vai. Posso, quindi... saltare sulle pareti ora? Sì. Perfetto. Perfetto. Allora la prima cosa che si fa è questa. Colpo pesante. Aspetta, colpo pesante è quello che aumentava... Let's go. Abbiamo già la build di fine gioco, gente. Abbiamo già la build di fine gioco, vi devo dire. Che vi devo dire? Abbiamo una build di fine gioco. Toh. A culo pesante. Toh. Perfetto. Adesso abbiamo più punti vita e abbiamo più danno. Non potevo chiedere migliori amuleti all'inizio gioco. Non potevo chiedere migliori amuleti. Assolutamente no. Elder Bug ti ha portato fortuna. Ma tantissimo. Ma è buonissima questa situazione attuale.
Metta solo in culo forse. No. Accresce la potenza del culo aumentando il rinculo dei nemici colpiti. Ah sì, se non sbaglio è quello, è vero, non è quello che aumenta il danno. Però va comunque bene perché possiamo tenere i nemici a migliore distanza e possiamo gestire meglio situazioni tragiche come alcune di spesso troviamo all'interno del gioco. Tipo nemici del genere. È più facile gestirli in questo modo se non abbiamo il dash. Salve. Tanto da quello che so, una cosa che non andremo a fare all'interno del gioco, il che potrebbe essere un problema, quindi se c'è qualcosa di importante là dietro dobbiamo levare la enemy randomizer e farlo normalmente. Una cosa che non possiamo fare, visto che i nemici sono randomizzati perché sennò il gioco crasha letteralmente, è il Colosseo. Il Colosseo è buggato, non si può fare. Quindi se vogliamo farlo bisogna appunto... Era sopra? Bisogna levare la enemy randomizer. Nel caso andremo a fare, se non c'è niente di importante non lo facciamo, però purtroppo funziona così. Dov'è? È il collector, dov'è? Dove si è cacciato? Secondo me è saltato e si è bloccato là sopra. Secondo me è saltato e si è bloccato là sopra. Secondo me si è bloccato. Perfetto. Skippato il collezionista così va più che bene. Va più che bene. Ha senso il corretto visto che c'era anche un grab. Sì, aveva anche senso. Oddio, ok. Buono. Non mi interessa collezionare quelle cose lì. Possiamo benissimo scendere. Io sono qua per battere cicalina madre e andare dal negoziante. Nixlad, grazie al momento con Prime per 25 mesi. Ciao! Salve. Curiamoci. Il Colosseo è una nuova crepuscopoli virtuale. Spero di no. Toh. Nice. Tanto con il fatto che appunto adesso abbiamo la culo possiamo raggiungere anche la venditrice. Se no ci servirebbe il dash. Però avendo la culo possiamo comunque andare fino a lei. E tecnicamente potremmo anche adesso avendo la culo fare lo skip per andare fino a... Potremmo fare lo skip anche per andare fino al lago blu e quindi alle terre del riposo. Se c'è bisogno lo facciamo. Nice. Bel combattimento la cicalina madre, eh. Molto complesso. No, i boss non sono random. Però tutti gli enemy no. Oh mio dio. Tutti i nemici base lo sono. What the fuck? Oh merda. Ok. Perché qui sono schiacciati per terra, sono tutti accatocciati. Ah, tra l'altro, una cosa che c'è come mod di salata, perché se casomai c'è un software con problemi vari, c'è la possibilità all'interno del gioco di teletrasportarsi le panchine se c'è bisogno. Io posso aprire il menu qua sopra, scegliere la panchina a cui teletrasportarmi, chiudere il gioco, ricaricare il gioco e teletrasportarmi la panchina. Quindi se il gioco si bugga possiamo farlo. Di base non lo farei, però se il gioco si bugga lo dobbiamo fare. Abbiamo almeno un modo per salvare la partita. Cuore di cristallo, tenebra discendente? Con un geo posso comprare 80 geo? E poi Charm Notch. Più soldi gratis, va bene. Aspetta, il cuore di cristallo! È il cuore di cristallo! Cuore di cristallo, ottenuto, buono. Tenebra discendente, ottenuta. Non avevo visto che era il cuore di cristallo, pensavo fosse qualcosa di generico. Pensavo fosse un amuleto per un attimo. Scusa, quindi posso... Beh. Abbiamo già un po' di abilità. Il dash non so se ci serve a questo punto qua, visto che abbiamo il dash di cristallo. Salviamo anche Sly. Beh, ve l'ho detto che è importante controllare i negozi sin da subito. C'era un motivo del perché volevo venire qua. Ah, la casa di Menderbug è aperta. La casa di Menderbug è aperta. Però non mi dà niente, giusto?
stanto il cosa per interagire. Però possiamo entrare nella casa di Menderbug, giusto perché sì. 420 Geo. Let's go. Altro funny number. Molto funny, perché 4.20. Un salto orribile comunque. Non è che Menderbug ti ha un oggetto random. No. Ah, no, non credo, spero di no. Quanti soldi! Quanti soldi mi danno loro, è incredibile. Qua mi serve il pass, credo. Mi sa che comunque qua mi serve il pass, sì. Qua c'era dei geo, li prendiamo giusto per. Se abbiamo il pass, quindi potremmo anche andare in queste zone qua molto prima del dovuto. Questa volta mi ha dato soltanto 25. È random quanto droppano? Ma perché droppano così tanti soldi? È normale? Non mi ricordo droppassero così tanto. Non credo sia normale. Voglio controllare le varie zone qua prima di andare in altri posti del gioco, giusto per vedere se c'è qualcosa di importante da recuperare. Tipo il nostro amichetto. Andiamo a recuperare quelli che ci sono, tanto li dovremo utilizzare. Non è normale, infatti, non troppavano niente. No, infatti. Probabilmente anche i drop dei nemici sono randomizzati. Oh, non ho visto le spine. Mi sono cagato addosso. Non avevo visto le spine. Ma i TGO che vanno sopra le spine. Aia. Vabbè. Ci siamo comunque giocata per bene. Se sono random i giochi che droppano, quella stanza lì è ottima per farmare soldi. Solo che se ogni volta viene randomizzato anche a tra una live e l'altra, non potremo sfruttarlo al massimo, a meno che non ci mettiamo a farmare adesso, cosa che non voglio fare. C'è qualcos'altro che vogliamo controllare qua nei sentieri dimenticati prima di andare avanti? Sì, ci sono ancora un paio di gab che possiamo prendere, possiamo fare altro. Perché no? Voglio vedere anche Sly, voglio vedere cosa mi vende Sly, perché sono un sacco incuriosito di vedere cosa potrebbe avere. Oh, ok. Salve. Meduse. Oh, ok. Buongiorno. E compare in pochissime zone del gioco. Wow. È scomparso di nuovo. Salve. Oh merda. Ah, così è più facile da combattere lui. Lui si blocca tipo nei soffitti. Oh merda. Si blocca nei soffitti il collezionista. Non so perché, ma si blocca nei soffitti. Woo! Ok, salvato. Così abbiamo levato dalle... Madonna, è pieno qua, sono tremendi loro. Allora, abbiamo levato dal casino tutti questi qua. Ce n'è ancora un altro, se sbaglio, in basso a sinistra. Andiamo a prendere pure lui, dai. Giusto perché possiamo. In questi diode sono orribili. Sono tremendi perché sono in quei tunnel lì. Se non sono in quei tunnel lì, puoi pogarli in testa all'infinito e non sono un problema in realtà. Però non credo che andremo a fare. Non è importante come cosa in ogni caso. Tecnicamente adesso anche con il dash di cristallo potremmo andare anche nel Fog Canyon. Abbiamo a disposizione un sacco di aree del gioco perché abbiamo trovato un sacco di oggetti importanti nelle prime aree. Toh, salve. Così è salvato anche lui. Vai di skip. Gli do un tentativo, se ci riusciamo lo facciamo, se no no. Non ci sono riuscito. Se lo dobbiamo fare lo facciamo in futuro, adesso non lo voglio fare. Tecnicamente potresti già finire il gioco. Per l'abilità che ho sì, ma vorrei comunque il dash, sai, per combattere i nemici e non morire. Quello mi piacerebbe comunque averlo. Perché ho il dash di cristallo e posso esplorare, però non posso schivare i nemici. E quello è comunque importantissimo. Ok, andiamo a controllare Sly e poi... Che zona scegliamo da esplorare per prima? Perché possiamo andare sia nelle caverne fungine, sia... Vaffanculo. Sia possiamo andare... nel tutorial di nuovo. Cosa che mi sembra un suicidio. Sia possiamo andare nella terra del riposo. Il tutorial lo eviterei per il momento. Vogliamo andare a verde via? Siamo sicuri?
ci penso. Devo pensare anche qual è la zona del gioco con più... con più cose che potremmo ottenere di utili. Perché verde via, c'è appunto il drop che ti dà Ornet di importante. Di sicuro ci sarà anche qualcos'altro, tipo amuleti e roba simile, che suoneranno randomizzate, quindi comunque tutto è importante, però non so se è la zona migliore. Terra di riposo è semplice, quindi forse terra di riposo è gestibile per quello. Sly, cosa mi vendi? All dash. Beh, i negozi erano buoni questa volta, eh. I negozi non erano male. Se spendo un giro me ne da 150. Va bene. È un affare. È un affare. Canto larvale. Lo vogliamo prendere? Haha, puh. Ah, posso sbloccare la stag station del villaggio distante. Ah. Ah. Ok. Sì, canto la valle è molto buono. Per il momento non abbiamo lo spazio nello slot per metterlo. Quindi forse aspetterei ancora un attimo prima di prenderlo. Che bello, posso anche dashare ora. Abbiamo il 90% delle abilità sin da adesso. Salve. Siamo pieni di roba. Siamo pienissimi. Ma forse me ne sei riposo. Ben sovraccarico, non mi sembra buona idea. Tra l'altro, Abby, grazie abbonamento con Prime per 4 mesi. Ti avevo ringraziato? Non me lo ricordo. C'è Code Fauci a sentieri dimenticati. Possiamo fare Code Fauci volendo, sì, però. Da niente di importante Code Fauci? Ah, sì, da tipo un pezzo di maschera. Quindi ne darà un drop importante tecnicamente. Ho visto abbastanza Code Fauci per oggi. Voglio andare a verde via. Voglio vedere cosa troviamo qua a verde via. Oh merda, davvero. Oh no, no, no. Cos'è sta storia? No, stai scherzando. Perché sullo sfondo? One shot, vabbè, abbiamo risolto. Non spawnerà più niente di tremendo per noi. Abbiamo risolto in questo modo qua. Va benissimo così. Sto one shot non me lo chiedere, non ho idea. Non so perché faccia così. Perde via. Ok, qua sono. È pieno di guardie giganti. Cos'era quel rumore? Oh, salve! Oh mio Dio, ci sono pure quelli che ti si teletrasportano. Calmi. Sono pure piccolissimi e invisibili. Non so da dove arrivino. C'è anche quello che salta sulle pareti. Calmi. Vieni qua. Calmi. Buono. Panchina per noi. Giusto per riposare un attimo, ci serve. Comunque se i sognatori sono randomici, cosa che non so se è così, ma è possibile che lo sia. Ogni cosa può essere importante. Ogni singola cosa può essere importante, quindi dovremo controllare tutto. Ehi, tecnicamente lo skip adesso posso farlo. Posso farlo in mille modi lo skip. Posso anche fare così. Però c'ho il dash, quindi non importa. What the fuck? Che cacchio sei te? Wow, c'è il cavaliere ape. C'è il cavaliere ape. Perché c'è il cavaliere ape? Oh boy. Salve. Aia. C'è il cavaliere ape, what the fuck? È tremendo, ogni istanza può essere... il caos volendo. Per il momento ancora la stanza più difficile del gioco, di gran lunga, rimane tutorial. Senza abilità fare quella zona lì non è molto consigliabile. Boss
signore delle mantidi, traditrice, quel cacchio come si chiama. Non è molto semplice. Prendi l'uovo da Sly perché... What the fuck? No, c'è Umu! C'è Umu! Quanti ce ne sono di Umu? Quanti ce ne sono di Umu? C'è pure il falso cavaliere! Scappa! What the fuck? Cos'era quella stanza? Mio Dio. Per fortuna abbiamo abilità per muoverci in fretta. Per fortuna abbiamo abilità per muoverci in fretta. Per fortuna. Cos'è? Ok. È morto, va bene. Ho aperto il passaggio sconfiggendolo? Oh no. Oh no. Va bene. Va bene. È perché ho sconfitto il nemico prima di entrare nella stanza. Devo sconfiggere uno da sotto, ma dal lato della parete tecnicamente. Vabbè. Ok. Possiamo tornare là, non è un problema, credo. Possiamo rifarlo, non ci vuole nulla. È qua accanto la zona. Wow, oh shit. Cos'è sta canzone? Ah sì, è il Cavaliere Ape, giusto. Levatevi, levatevi. Non voglio combattere il Cavaliere Ape. Vedi qua. Ci sarà un death counter? No, c'è nel timer. Sarebbe troppo difficile da gestire un death counter. Per la semplice ragione che dovrei sempre switchare via dal gioco, aprire la schermata per cambiare il counter e tutto. Sarebbe lento. Per questo non l'abbiamo messo. Wow, 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 ok, grazie, grazie, grazie. Ok. Aspetta, fa partire il combattimento. Wow. Ok, devo combattere seriamente. Devo combattere seriamente. Lo sconfiggevo sul serio lui. È un mini boss, no? Ho sostituito un mini boss con un altro mini boss. Ma non potrò trovare una larva base. Per fortuna abbiamo trovato tipo Grim qua dentro. Quello va benissimo. Quello già mi va bene, però. Aia. Ok. Ok, si è aperto. Ora possiamo andare avanti. È perché avevo sconfitto. Ma perché fai questa strada grave? Perché è quella che mi ricordo. Bastardi, voi siete. Oh, sono dito in culo. Perché no? Perché non fare questa strada? È la più veloce tecnicamente per raggiungere. Oh! Per raggiungere Hornet. Salvo Zote. Sono molto tentato a non farlo perché. Odio Zote dei sogni, però penso che lo dovremmo fare. Penso che lo dovremmo fare. Salviamo Zote, salviamo Zote, dai. Fuck. Penso che sia importante purtroppo salvarlo. What the fuck? No! No, evochi loro!
Oh, l'hanno ucciso loro! L'hanno ucciso loro! Si è ucciso da solo! Si è ucciso da solo! Buono così, Zote, come va? Salve. Nice! No, me l'ha salvato. Si è fatto esplodere da solo! Se no ci mettiamo 2 ore a sconfiggerlo. No! C'è qualcosa di importante là sopra oppure no? Oh merda. Oh merda. Non c'è niente qua sopra. Invece sì. No, c'è lore e basta. Non mi interessa la lore. Non mi interessa la lore. Ok. Ho aperto un passaggio, non so quale siamo, va bene. Aiuto! Fuck. Sono morto. Scappo. Scappo, 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 scappo. Ah, di qua c'è Umu e Cavaliere Falso. Posso tornare su volendo e cercare di ottenere dei punti vita. Vai subito giù, non mi sembra una buona idea andare subito giù. Ok. Posso passare anche di qua, ok. Andiamo alla stazione che là c'è una panchina almeno. Andiamo alla stazione che qua c'è una panchina almeno. Frammento di... Va bene. Frammento di quello per 140, va bene. Io dove posso andare? Solo Pulveria per il momento, perché è sempre sbloccata Pulveria. Le stazioni si sbloccano anche queste qua come oggetti in giro per la mappa, quindi fino a che non troviamo la... le cose per sbloccare le stazioni dobbiamo andare a piedi per tutto il gioco. Che per il momento mi va bene perché non è troppo un problema, però voglio comunque sbloccarle. È il teletrasporto, sì, ma non voglio abusarne. Per me è un modo di evitare problemi seri con il gioco, non di... Non da utilizzare costantemente per andare in tutte le zone della mappa. Però nel caso si può utilizzare per velocizzare un attimo il tutto, perché no? Sto facendo cagare. È strano combattere Hornet iniziale con l'abilità sia di camminare sulle pareti sia di dashare, vero? È un po' strano. È un po' strano. Però come sempre Hornet base è semplice. Ma Hornet non è randomizzata. I boss non sono randomizzati. È percentuale del gioco? Completamente 7%, buono a sapersi. No. Abbiamo la percentuale del gioco visibile. Buono così. Abbiamo fatto bene a sconfiggere Hornet e arrivare fino a qua. Sennò come facevamo a sapere quanto del gioco abbiamo completato? No? Posso andare da... Posso andare da... Da un... Posso andare da uno adesso che ci penso. Perché abbiamo il dash di cristallo. Ah no, non c'ho però l'arcmanisma. Mi serve l'arcmanisma, non il dash. Giusto. Fuck. Mi serve l'arcma, non il dash. Ho fatto confusione. Nosk? Nosk? Easy fight.
Combattimento facile, no, gente? Molto semplice. Lasciamoli. È venuto l'assalto per avere anche la panchina e vedere se potevamo fare appunto quella cosa. Controlliamo se posso fare il dash. Ok, ogni volta che esco fa questo casino. Perché non mi fa fare il dash? Oh. Vai. Eh no, mi serve la lacrima di Isma. Mi serve la lacrima di Isma. Non possiamo fare niente qua. Via di qua. Via di qua. Ma povero finisce, no, lasciamo lì. Lo lasciamo bloccato nel pavimento come si merita quel bastardo di Nosk. Tom. Step on or I'm stuck. No, ti prego. Ti prego, no. Allora, cicalina madre. What the fuck, cicalina madre, calma. A malapena sei un boss. A malapena sei un boss, stai calmo. Oh merda. Ok. E stanno combattendo in un'arena del genere. Ah. Ya, fanculo. Quanto è più resistente questa rispetto alla boss fight? Vuol dire che quella forte del Colosseo non è quella della boss fight inizio gioco. C'è un sacco di punti vita in più, sennò sarebbe già morta. Per questa stavo combattendo. Pensavo che fosse la stessa, non un'altra. È quella più potente con più punti vita. Ok. Un po' di soldi. Un'ottantina. Non sono troppi. Questo qua non fa spawnare niente. Buono. Allora, cosa possiamo fare adesso? Ma perché? Vabbè. Cosa possiamo fare adesso di sensato per andare avanti? Dobbiamo raccogliere degli altri monete, roba simile. Non mi ricordo dove è la roba al monte da Imbrede via. Non ne ho una idea super precisa. Mi ricordo che verso il basso c'era il diario del cacciatore. Quello di sicuro sarà un oggetto importante. Mi ricordo che c'era l'amuleto delle spine, ma non so se ci abbiamo accesso a quello. Non ho idea. C'è una parete con un oggetto qua. Questa zona qua c'è una parete con un oggetto? Dice il Great Slash. Accanto alla stazione. Ah, forse è vero. C'è qualcosa tipo dall'altra parte della stazione, forse. Sì, qua. Potevo anche vederlo dal fatto che c'è un nemico qua dentro. Non credo che lui sia adatto a stare in questa zona qua del gioco. Non credo. Buono. Cosa avevi? Sigillo. Sono soldi. Quando incontreremo l'Emma avremo un sacco di cose da dargli sin da subito. Ma il grab di verde via, ce ne sono tanti grab in verde via. Non credo ce ne sia uno. Allora, qua sotto si dovrebbe andare verso il Great Slash, non sbaglio, no? Si dovrebbe andare fino all'insegnante che ti dà... Il maestro dell'aculeo che ti dà l'abilità. Non so se possiamo farla. Ah sì, possiamo farla perché abbiamo il dash. Nice. Possiamo farlo perché c'è un dash. Credo. Oh fuck, forse no, mi serve anche il doppio salto. Ti prego non stare lì. Oh. Ok. Oh fuck, ok, devo rimbalzare su di loro. Come faccio a rimbalzare su di loro se si muovono? Come faccio a rimbalzare su di loro se si muovono? Ok. È un problema questa zona qua, perché non posso fare il dash. Oh, sono qua. Non ho riposato la panchina. Sì, Nosk va bene. Huh.
Gli odio sti maledetti cosi volanti. Sono tra i nemici più tremendi del gioco loro. E dobbiamo fare poco su di loro mentre si muovono per andare a prendere la culo del grande l'abilità del grande maestro. Possiamo provare, possiamo provare. Possiamo provare, perché no? Non credo sarà facile, ma possiamo provare. Faremo il true ending, a me l'obiettivo è quello. Se sarà fattibile, dipende cosa... cosa riusciamo a fare, cosa non riusciamo a fare. Però quello è il nostro obiettivo. Ok. Vaffanculo. Ha fatto la caduta pesante, quindi non ha reagito, bastardo. Cadi veloce invece di cadere piano. Su via. Forse è randomizzata anche abilità del maestro. No, sono abbastanza sicuro che lo sia. Andiamo là appunto per controllare cosa possa essere. Se fosse soltanto l'abilità non credo che mi interesserebbe fino a un certo punto. Però visto che può essere qualsiasi cosa mi interessa. È qua accanto. Con un po' di tentativi secondo me ce la facciamo a passare. Ottimo così, si inizia davvero bene. Vorrei entrare con full vita io tecnicamente, però mi sa che è un po' un problema. Ora ti dà uno dei sognatori. Credo che possa succedere. Le stanze sono normali. Non ho voluto aggiungere anche quello. Perché un fansalto a stazione di pulverci dovrebbe essere un oggetto per tornare. Però dovresti usare il teletrasporto. Ah, vabbè. Casomai si guarderà dopo. Vai! Ok. Stavolta devo fare in fretta, non devo sbagliare. La cosa che mi preoccupa è che voglio pure prendermi la mia ombra, quindi dovrei uscire da qua. Solo che se devo fare veloce, come faccio a fare veloce? Se devo pure prendere lui. Così va bene. Allora, devo fare così. E poi rimbalzare. E andare avanti. Scappa, 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 scappa. Let's go. Ok. Ce la facciamo ora. Ce la facciamo ora? Lascia un oggetto, non andrò a prenderlo. Pure le uova arancine sono importanti. Che cazzo si ricorda dove sono le uova arancine in questo gioco? Vessel Fragment. Siamo quasi a un... uno slot in più dei frammenti... di culo cane. Ok. Nice. Allora, cosa mi dai? Te mi chiedevi soldi? Ah, ok, per terra. Ombra tagliente. Funziona anche se non abbiamo il dash d'ombra? Quanto costa? 2. No. 2, sì. Funziona anche se non abbiamo il dash d'ombra? No, non funziona. Buon sapersi. Quindi non ci serve a niente. Ah, meglio che nulla, meglio che nulla, però. Ci speriamo nel sognatore. E invece. Vabbè, c'erano due cose qua. Comunque abbiamo fatto meno a controllare perché c'erano due oggetti. Aia, fanculo. Famosissimi frammenti di culo cane. Sono quelli. Li conosco tutti, dai. Hai provato Dead Cells? Non ancora, però probabilmente lo proverò in futuro. Ce l'ho anche come gioco. Questa è lore, non mi interessa la lore. Lore, la larva di un era buona. Ha creato un sacco di erba. La gente era drogata costantemente. Poi è arrivato il re pallido e ha detto: uè gente, qua stiamo un pochino esagerando. Non possiamo diminuire il numero di erba. E hanno detto: ok, hai ragione. Abbiamo perso un po' il controllo della società. Basta, questa è la lore del posto. È corretta, ve l'assicuro. No! È la stanza! No, è la stanza! È la stanza degli Uwu! Uwu! Umu! C'è niente qua dentro? Non c'è niente qua dentro, si scende. Via di qua! 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 Ok. La stanza degli Uwu. La community chiama Umu Uwu. Perché?
È così vicino come nome che lo viene chiamato Ubu. No! No! I guardiani! Ok, è caduto di sotto. Dov'è? Sono i guardiani! Ce n'è soltanto uno? Mi sa che ce n'è solo uno qua, di guardiano. Ah, no, ce ne sono due. Uno però è troppo grande per uscire da quella zona lì. L'altro invece è caduto nell'acqua, nell'acido, anzi. Mi accontento. Mi ritengo soddisfatto. No, non loro qua. Ok. Ah, qua c'è un oggetto. Qua c'è un oggetto. Easy, first try. E troviamo un altro sigillo, ok. Abbiamo trovato un sacco di cose super utili all'inizio. E stiamo trovando un po' meno roba. Però è quello che mi aspettavo dopo aver trovato artiglio delle mantidi, dash, colpo verso il basso, aia, sto quasi per morire. E roba del genere all'inizio era normale. Tanti soldi, quello sì. Non abbiamo molti problemi con i soldi, ma quello non l'abbiamo praticamente mai avuto in realtà. Nice. Happy boost, no. Se i sigilli di Nido Sacro sono degli happy boost, mi va bene, perché sono molto più utili rispetto a loro. Sì, ma siete ovunque! Fuck, heck. C'è quello che esplode appena lo tocchi. Non volevo toccarlo per questa ragione. Qua sotto c'è niente? No, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Via di qua. Allora, non c'è mai una mappa del posto? No, non ce l'abbiamo. Il che è un problema, fino a un certo punto è un problema. Allora, adesso io dove andrei? Andrei probabilmente qua a destra in basso. Penso che sia furbo andare qua. Ok. No! Buono. Non moriamo di sotto. Non moriamo di sotto. Ok, qua sotto non abbiamo ancora controllato. Voglio andare dal cacciatore per vedere cosa mi dà come oggetto. E per casomai c'è anche l'entrata per il Fog Canyon. Potremmo andare nel canyon nebbioso volendo. Perché no? Perché no? Ok, non importa. Non c'è niente qua. Perché no? Potremmo andare fino a là. Riesco a tagliare sta cacchio di corda, non so perché. Lasciami in pace. Ok, non mi lasci in pace, ti uccido. Pieno di meduse randomizzate? Probabilmente. Da dove cazzo è arrivato? Probabilmente non avere le meduse renderà l'area più semplice. A meno che le meduse non vengano randomizzate con tipo il. La mantide. Del cuore dell'amore, come cazzo si chiama? Bam! Un shottato. Oh, siete fastidiosi voi. Ok, mappa. 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 Comprare la mappa dell'area? Yes. Verde via, mappa aggiornata. Però non si sta aggiornando la mappa, perché? Non mi fa vedere le aree. Sono seduto alle panchine. Ah, serve la penna? Ma cazzo, è vero? Mi ho dimenticato se servisse la penna. Ma ecco perché. La penna la vendeva Iselda? Perché se sì la dobbiamo comprare subito. La piuma, sì, vabbè, piuma, penna, quello che è. Abbiamo capito. Importante capirci. Ok. Ecco perché. Mi ero completamente dimenticato se servisse la piuma per completare la mappa. Sono talmente abituato ad avercela che non ci avevo neanche pensato. Ok, qua c'è il cacciatore, vediamo che ci dà. Ma Silixon, bisognerà vedere.
quello che penso che stiano facendo con Silksong è che credo che stanno mettendo un sacco di roba nel gioco. Stanno facendo un gioco gigante, secondo me. Ah, questo non cambia. Ci sta. Ci sta, comprensibile. Comprensibile. Ma alcuni nemici sono in formato mini? Alcuni nemici sì. Alcuni nemici sono mini, alcuni nemici sono giganti. Non so per quale motivo. Funziona così. Oh! Qua dietro c'è qualcosa. C'è un'entrata per il nostro amichetto Grab. Te sei colossale, ma ti sconfiggiamo comunque con un colpo. Vedi qua. Allora dobbiamo tornare da Iselda per comprare la penna, perché quella ti torna di sicuro molto utile. La voglio prendere. Nota aggiunta al diario, sure. Perché no? Aia. Le randomizer non si possono fare su console, vero? No, non si può. È una mod. E non credo sia una mod funzionante per la versione per console. Allora, che cosa succede? Ogni tanto il gioco decide che deve scuotere. Ho capito dove siamo. Ho capito dove siamo. Intanto il gioco decide che vuole scuotere lo schermo e si mette a scuotere lo schermo. Apprezzo, apprezzo. Hai vista la mod di Ascadian per PS4 che ha portato Sinergo? Nope. Non ho idea. Di sotto. Panchina. Cosa fa? Perché non passa da riposo? Dream Nail ricompensa per l'essenza dovrebbe anche essere poco pericoloso. Probabilmente lo faremo. Adesso stavo andando in questa zona qua giusto per vedere se troviamo qualcosa di sensato per inizio gioco. Ah, qua c'è quest'area, giusto? Solo che senza luce non credo che possiamo vedere niente, giusto? Credo che possiamo entrare ma non vediamo nulla. E infatti. È una mod in cui i comandi che riceve Trico vengono riportati con una voce narrante. Ah. Mi fa ridere perché Trico fa sempre minchiate. Quella logica. Lo fai al buio, non credevo di fare quel combattimento lì al buio. Anche perché non posso fare la moneta attuale, perché non c'ho l'oggetto per farlo. Qua non ci sono passato, vero? No, qua non ci sono passato. Lui rimane normale perché è un boss. È tecnicamente un boss secondo il gioco. Wow! È tipo uno dei boss più semplici, però è un boss. Vieni contro. Bravo. Si tanka. Si tanka, non è un problema. Si tanka, non è un problema. Puoi skipparlo. Ma mi dà soldi. Vale la pena comunque combattere, perché tanto mi dà un pochino di soldi che possiamo andare a spendere. Tanto dobbiamo comprare un sacco di roba dai negozi in ogni caso, perché è tutta roba importante comunque quella. Ci sono dei frammenti di maschera, tanti frammenti di maschera, ci sono un sacco di frammenti di ricettacolo, ci sono degli amuleti buoni. Oh mio Dio, questa cosa è molto più complessa del normale. Ah, non ne vale la pena perché c'è stato un totem. Fa cagare. A quest'ora avresti già finito questo gioco? Sì, stiamo giocando da più di un'ora, quindi tecnicamente con una ottima run riuscirei a finirlo. Non con una normale run, perché quella che ho registrato per il video era andata davvero bene. È la prima volta che ci mettevo così poco. Toh. Puoi.
E di qua che è non nebbioso, vero? Io sto andando in quella direzione lì giusto per... Ah, qua c'è l'altra cosa che possiamo andare a trovare. Dove devi pogare sopra di loro. Yes, giusto. Oh. Ok. C'è un paio di cose che possiamo raccogliere, è vero? Ok, vabbè. A culo dei sogni trovato. Potremmo anche utilizzare il dash di cristallo, ma non importa. Buono. Abbiamo fatto bene a controllare questo posto qua, no? Qualcosa di importante l'abbiamo trovata, era la culo dei sogni. Era qua. Qualcuno si era dimenticato nella cesta stavolta. Invece di avercela alla falena, si è dimenticato qualcuno nella cesta. Qua si apre il passaggio, ma non si può ancora fare niente. Giusto? Yes, ok. Abbiamo comunque aperto e qua c'è qualcosa. Un altro sigillo di neo sacro. Va bene. Abbiamo un sacco di soldi. È comunque buono, però ogni volta che trovi sei tipo potevo trovare un amuleto P. Potevo trovare una cosa di fondamentale per battere la partita. No, è un sigillo. Non è molto importante, ma lo accettiamo. Sono comunque soldi, non ci interessa. Ma allora la falena fosse da altro. Beh, quello di sicuro è randomizzata. Mi sembra normale che la falena mi abbia dato qualcosa di diverso. Dov'era l'entrata quindi per il canyon nebbioso qua? Purtroppo non avendo ancora la mappa faccio fatica a orientarmi. Di sicuro la prossima cosa che faccio è tornare ai sentieri dimenticati a Pulveria per prendere la penna. Perché vorrei capire dove sono. Quello torna molto utile. Era qua, ok, trovato. Mi ricordavo infatti che era in quest'area. Non mi ricordavo la zona precisa. Vediamo un secondo se possiamo fare qualcosa qua dentro. Basta amanti di loro. È pieno. Basta anche loro. Le aspidi del culo, come si chiamano. Madonna, è peggio! È peggio! È peggio sta zona! Come fa a essere peggio? Oh! Come fa a essere peggio? C'è anche Umu! Basta Umu! Sono anche nemici di Nido Scuro. Oh! Ok, stazione della regina. Va bene. Non importa, posso... No. Fare anche una chill playstyle in futuro? Sì, sì, sì. Verrà fatto un'altra live del genere. Posso spendere 120 geo per ottenere 200 geo. Sopra di lei c'è un oggetto. Si può già prendere l'oggetto con lei? Non serve il doppio salto? Si poteva fare con qualche modo strano. Serve il doppio salto, infatti. Ricordiamocelo però che qua c'è qualcosa. Che non abbiamo preso tutto qua dentro. Ok. Questo è sempre stato difficile come sezione di platforming. Oh! Facessi questo? Let's go. No. Uova arcana, sono soldi, sono soldi. Sono tanti soldi anche questi, sono tipo 1.400, 1.300. Non è per niente male. Qua siamo le caverne. What? Sai che? Sai che facciamo? 1.200, ok. Parliamo con Cornife. Tanto abbiamo i soldi, prendiamo la mappa subito. Così in futuro la possiamo sfruttare.
Conifer. Dammi la mappa. Toh. Così almeno abbiamo questa. C'è qualcos'altro che possiamo raccogliere velocemente qua dentro di sensato? Sì, 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 c'è una cosa che possiamo raccogliere veloce prima di andare in altre zone del gioco. Perché appunto adesso vorrei ritornare piano piano. Anzi, possiamo risalire da qua fino a Pulveria, tecnicamente. Il mio obiettivo è tornare fino a là, quindi possiamo sfruttare le caverne fruggine per tornare ai sentieri dimenticati e poi a Pulveria. Ci sta. What? Ok, non è corporeo, non so perché non sia corporeo. Lui invece lo è. Perché non è corporeo lui? Mi rende la vita molto più complessa. Allora, c'era qualcosa qua sopra, se non sbaglio. Qua sopra e qua sotto anche. Qua c'era il... quello che si dovrebbe leggere, ma non possiamo leggere al momento attuale. Va bene. Wow, wow. C'è un grab. Faccio il passaggio per andare nel nido scuro volendo, ma non credo vogliamo farlo. Non penso. Qua. Qua c'è un altro amuleto. Potrebbe essere qualcosa di utile. Dai! Monomon! Ah! Ok! Ok! I sognatori sono randomizzati! Ok, va bene. Il che significa che dobbiamo sparare tutto il gioco, perché se un sognatore in un punto della mappa tremendo... Questo è un problema alla Kingdom Hearts. Sì, è una cosa alla Kingdom Hearts. Controlla il tutorial. Gente, vogliamo controllare subito il tutorial. Giusto per sicurezza. Possiamo farlo, volendo. Volendo si può fare. Per il meme, ok, va bene. What the fuck? Controlliamo il tutorial probabilmente adesso. Intanto andiamo a Pulveria. Andiamo a Pulveria, andiamo a controllare il tutorial, dai. Ha senso per come movimento in giro per la mappa. Va bene. Sono praticamente le tre proof. Sì, sono come le tre proof. Sono stessa logica. Ma diverse... molte randomizer funzionano in questo modo qua proprio perché... cambiando la posizione di ogni singola cosa nel gioco devi... oh merda. Devi introdurre delle cose nuove per far funzionare il tutto. Ok, buono. Al sigillo, va bene. No, 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 no! Fuck! Ok. Oh. Riposiamoci. Riposiamoci. Come sa diventare moderatore? Non puoi. Ok. L'importante è che siamo vivi. L'importante è che siamo vivi. Mio Dio, quella sezione lì che sono sostituiti con i pipistrelli esplosivi che si lanciano dall'alto e ti fanno due punti vita ogni singolo colpo. Perché tutta questa cattiveria senza nessuna ragione? Ma perché il tutorial è la parte più difficile della randomizer? Possiamo andare a controllare. Nel tutorial c'era... c'è accesso a un amuleto che tecnicamente si trova nelle verde via, ma puoi raggiungerlo soltanto se passi dal tutorial, se non ricordo male. C'è... ci sarà almeno un diavolo del viaggiatore o qualcosa di simile, quindi... e c'è anche un maestro dell'Aculeo, quindi è importante passare da là, credo. Ok, bisogna andare là dentro. Tutti questi diari del viaggiatore saranno importanti perché hanno tutti qualcosa di fondamentale da raccogliere. Aia. Ok. Dai. E dai, cosa cacchio? The fuck? Potrei sing song, vero? Sì, sì, in video. Perché mi stanno dando così tanti problemi? No, faccio così. Perché mi devo andare la vita più difficile? Vai. Oh, questo è rimasto uguale. Questo è rimasto uguale, ci sta.
È pieno di diari di vegetali nel gioco, quindi è facile che un diario venga randomizzato con un altro diario. Qua il passaggio è bloccato. Ha senso, sì. Non puoi andare a pulvere per il coleottero? Sì, ma voglio prendere anche le cose in mezzo, quindi comunque mi va bene camminare. Facciamo questo combattimento qua e credo mi vada... Credo mi vada bene. Perché vorrei ottenere l'oggetto che ti droppano. Oh mio Dio. Ok. Che cazzo. Bastardo. Ok, non so cosa fare. Non posso saltargli in testa. Sono in condizioni tragiche. Ok. Qui c'era un incavo? Qua se non sbaglio sì c'era un incavo. Ok. Forse è meglio se mi curavo. Abbastanza tema le spine dell'agonia qua. Abbastanza tema. Ha abbastanza senso. Ci sta. Non è... Ah, giusto, qua c'è un altro venditore. Me l'ho dimenticato. Dobbiamo parlare poi con lui. Ci potrebbe vendere cose importanti. Non l'oggetto più importante del gioco, però... Può tornare utile. Ma c'è un altro venditore, giusto? C'è lui. Salve. Pagare per vedere se ha qualcosa di carino? Sì, va bene. Hai già il suo muletto che non si rompe. Mi vende la... Mi vende il dash d'ombra! Mi vende il... C'è un motivo perché volevo controllarlo, no? C'è un motivo perché volevo controllarlo. Uovo arcano mi dà un sacco di soldi, volentieri. Dominatore di anime non mi interessa. Sciamare di raccolto mi interesserebbe. Nice! Possiamo già andare nei giardini della regina ora? Possiamo andare nei giardini della regina ora? Metti Sharp Claw. Adesso possiamo mettere anche Sharp Claw, è vero. Non lo voglio però perché mi dà fastidio nell'esplorare. Prendi l'uovo. Ma perché devo prendere l'uovo? Alla faccia del non serve. Sì, infatti. Ho detto, ogni cosa può essere importante. Anche se normalmente non è importante... Ah, ci sono dei nemici. Non comparivano. Sì, ci sono dei nemici. Decisamente. Ci sono loro che sono molto fastidiosi. Sta andando benissimo comunque questa run per il momento. Ci sono i sentieri. Ci sono i sentieri infetti. Perché ho ottenuto una maschera. Quindi adesso sono un dito in culo da esplorare i sentieri infetti. Non ci avevo pensato a sta cosa. Ah. 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 Ah, dovrei pure controllare questa cosa qua. Oh boy. Qui sono chiamati nemici. Ci saranno nemici differenti adesso. Logicamente, no? Credo ci sia una zona nuova che possiamo esplorare adesso. È quella dove c'è... Ti davano un amuleto se sconfiggevi 8 nemici. Non mi ricordo il processo dov'era, però. Non era solo con le ali? No, lo sblocchi quando... Cioè, diventa sentieri infetti quando hai fatto... Uno dei sognatori. Funziona così. Non a caso nella speedrun di oggi c'erano i sentieri infetti nonostante non avessimo ottenuto le ali. Quindi niente più farming di mone possibile. Probabile. Ma c'era questa iscrizione qua, ma non mi ricordo se c'era altro. Non mi ricordo se c'era tipo un diario del viaggiatore nascosto e roba simile. Questo volevo controllare un attimo. Non mi sembra. No, non credo ci sia nient'altro. Però ehi, siamo in buone... In una buona situazione per completare il diario del cacciatore.
Perché no? Potremmo farlo. Non credo lo faremo, però potremmo. Non ci sono più. Ah, ci sono ancora quelli del farming. Nice. Possiamo ancora farmare dei soldi qua. Loro non sono scomparsi e passano attraverso le pareti. Buono. Allora, dov'era? Dov'era nella mappa quella zona lì? Era tipo là sopra all'incirca. Era là nel centro, se non ricordo male. Quella zona dove c'era il combattimento, no? Era in un posto simile. Oppure mi serviva le ali per andare fino a là. Forse mi servivano le ali. La stanza prima del falso cavaliere. In ogni caso, adesso che abbiamo la curia, possiamo anche controllare la stanza segreta vicino al falso cavaliere. Giusto, è chiusa adesso questa strada qua. Vaffan, sentieri infetti di merda. Ah, cagare. Posto di schifo. Devi fare un giro assurdo per raggiungere il falso cavaliere. Un dito in culo pazzesco. Ah, cagare. Non ho neanche aperto la stazione. Aia. Buono. Non mi ricordo come si raggiunge il falso cavaliere con i sentieri infetti. Me lo dimentico sempre. Vaffanculo. Vaffanculo. What the fuck? Venditore di amuleti fragili vendeva la lanterna, mi sembra. Vendeva la lanterna, non l'ho visto. Forse devo prestare più attenzione a cosa vendeva. In ogni caso la lanterna costa 1.800, quindi non ci avremo i soldi. La stazione del coleottero. Peccato che non l'abbiamo aperta la stazione del coleottero. Quindi non ci possiamo fare molto. Mi dai comunque i soldi? Sì. Quindi da tutti in un colpo solo, tra l'altro. Allora, c'è una cosa importante qua da raccogliere. Mask shard per 20. Paylor per 22. Quello mi interessa parecchio. Credo che sia in ordine di quello che possiamo fare. 11 grab. No, la lanterna di Lumida è qua. La lanterna è qua. Mi servono ancora degli altri grab. Creatura di Grim per 4 grab invece la fare. Forse potremmo farla. Ma è sempre, se utilizzo 3 grab qua, visto che ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cioè, se compro questa cosa qua, me li sottrae? Oppure devo averne trovati 22 in totale? Penso che me li sottragga. Per sicurezza non li consumiamo perché vorrei la lanterna. E quella è importante invece. Qua ci sarebbe da fare. Oh no. Ok, loro sono uguali. Va bene. Lui no. Lui non c'era prima. Vedi qua. Facciamo tutorial comunque. Siamo venuti qua per. Giusto, Gezzote. Siamo venuti qua per una ragione. Bacanada. Penna. Buono. Vende anche l'idolo del re, l'uovo arcano. Io un frammento me lo prenderei perché ne basta uno per avere un altro slot. To. Altro slot è tenuto. La bussola non serve male in realtà per esplorare, però non abbiamo gli slot per utilizzarla. Adesso potremo andare a comprare da Salubra o come si chiama la... I slot aggiuntivi, ma non credo lo facciamo subito. Perché bisognerebbe tornare fino a là. Senza stazione un po' un dito in culo. Facciamo tutorial. Potrei pentirmene, anzi. Non c'ho dubbio che sarà una morte, però è proprio per questo è divertente, quindi ci andiamo. Nel pozzo c'è un oggetto già preso. Servono anche delle chiavi, non abbiamo ancora trovato nessuna chiave. Come funziona la randomizer? Molto semplice. Altro posso fare qualcosa qua se ci penso? Credo di sì. Molto semplice, la randomizer funziona. Oh. Nice. Ma ci sono stati soldi, non importa. Molto semplice, dove sono?
Il randomizer funziona così. Mi sa che l'ha preso una stalattite. Non sapevo che la stalattite one shottasse tutto. Forse mi servono le ali qua. No, ok. Non mi sembrava, però mi è venuto il dubbio. E Razor Black, grazie al momento compare per prima volta. Thank you. E la piuma blu. Ok, siamo nel tutorial. Troveremo anche qua una quantità infinita di traditrici oppure no? Spero di no. Di rupi urlanti. Nice. Ci sono le mantidi però. Se sconfiggiamo i lord delle mantidi, anche loro tornano buoni oppure no? Non lo so. Non ho idea. Vediamo che ci dà lui. Per il momento comunque siamo molto più semplici questa altra zona del tutorial rispetto all'inizio. Ok, uno slot aggiuntivo, questo è importante. Possiamo metterci per il momento questo. Non è fondamentale, ma possiamo andare a prendere dopo casomai la mappa o roba simile per il coso per vedere dove siamo nella mappa, così possiamo esplorare meglio il tutto. Ho una buona idea dove siamo in ogni caso, però comunque ci aiuta nel fare ogni cosa. Sconfiggo lui, cosa mi dà? Soltanto mi dovrebbe dare cose normali. Le essenze, basta. Dove sei? Eh? Eh? Non è caduto nelle spine, è ancora vivo. Non è morto. Perché mi ha dato... Non faccio domande. Va benissimo così. Vabbè, oh, loro sono normali. Forse era la seconda fase. Non mi sembrava, dovrebbe fare tipo il mega dash tutto il tempo per terra per la seconda fase. Ah, non ho idea. Non so che sia successo, ma non mi lamento. Non mi sembrava però la seconda fase. La seconda fase non ti dovrebbe... Non ti si dovrebbe lanciare contro facendo un casino assurdo? Compa la mappa. Ricordo di sbloccare Grim da un oggetto. Non c'ho la lanterna qua. What the fuck? Non credo sia una buona idea quello che sto facendo, vero? Nope, ok. Era pieno di cicaline madre. O era una pone? Ah, forse è una pone? Sembra delle cicaline madre. Oh. Invece quello sul soffitto è simpatico. Era simpatico. Era lì sul soffitto tutto confuso. Non sapeva come stare in piedi. Si era ribaltato. Oh. Allora. Ok. E adesso che ci penso, la truppa di Grimm, se anche quella è randomizzata, in realtà non ci fa male sbloccarla, perché anche la truppa di Grimm ha un negoziante. Quindi bisogna controllare anche quella.
Oh, salve. Scudo dei sogni. Scudo dei sogni. Va bene. Mi serve però la lanterna al momento attuale, la cosa che più mi interessa. Dovremmo sbloccare un sacco di altri grab per sbloccarla. Quant'era? 12? Quindi potremmo andare a caccia di qualcun altro per fare anche quella cosa lì. Lo studio dei sogni è il mio migliore amico. Io non l'ho utilizzato mai. Sì, l'ho presa appena, presa appena. Adesso possiamo vedere la mappa. Non ha solo quella cosa enorme che si mangia gli amuleti e basta? Sì, ma potrebbe in questo caso venderci degli oggetti normali. È un negoziante, tecnicamente. Se andrà randomizzato potrebbe darci qualcosa di strano. Cioè, considera che abbiamo già equipaggiato il cuore indistruttibile nonostante non me l'abbia venduto. Quindi ci sono ottime chance che sia randomizzato il suo shop. Buonissime chance. Potremmo anche fare questo qua, ma adesso non mi interessa. Perché è lento da fare, non c'ho voglia. Perché si scuote sempre lo schermo? Oh merda. Mi ha preso comunque. Wow. Che sto rumore? Sono quelli là sotto che fanno sto casino? Ma perché? Era solo un geo. Via! Non so perché loro vengono shotati, ma mi va bene. Aiuto! Basta! Sono morto. Non potevo farci nulla! Cosa cazzo potevo fare? Hanno spawn... Quanto ne spawnava? Quanti ne spawnava? Mio Dio, sono fastidiosi i mimic, tra l'altro. Va bene. Va bene, gran bel posto. Gran bel posto quello lì. Per fortuna che siamo passati. Per fortuna che siamo passati. È un gran bel posto. Ah, c'è qualcosa anche qua in fondo, adesso che ci penso. Non so come ho fatto a passare lì in mezzo perfetto. Infatti. Un altro frammento, cacchio. Siamo pieni. No, qua non c'è. Siamo pieni di frammenti. Ce n'era qualcun altro anche in vendita, se non ricordo male. Quindi siamo vicini tecnicamente anche al terzo volendo. Al secondo volendo. Allora, mi servirebbe della magia. Mi serve della magia per entrare qua dentro. Me la darà lui la magia. Ok. È perché li avevo già sconfitti tecnicamente. Loro non respawn in effetti. Però moto anch'io. Dov'è la mia ombra? Posso andare alla stazione del re? Sure. Posso andare alla stazione del re adesso? Va bene? C'è altro qua, no? Ah, easy skip. Hai visto che skip incredibili? Beh. Se troppe altre cose importanti sono randomizzate, dovresti fare anche il Colosseo. Sì, ma se c'è qualcosa di importante dietro il Colosseo, lo faccio senza la enemy randomizer, perché quella non funziona con il Colosseo. Il gioco si bugga e crasha. Quanti ce ne sono là dentro? Ok, uno è morto, uno è morto. Uno è morto sulle spine. Ha liberato il suo
Ok, un altro è morto. Sto sconfiggendo tutti sfruttando l'ambiente circostante. Qua non c'è niente. Il loro kill è permanente. In realtà ha senso adesso che ci penso. Però sul momento erano tipo cacchi, devo sconfiggere perché mi avevano ucciso. Però li avevo già sconfitti. Ok. Via di qua. Adesso siamo di nuovo verde via, no? Perché non posso neanche tornare indietro a piedi. Da quella zona lì perché non è... Non si può tornare indietro. Sì, siamo di nuovo verde via. Siamo là in alto. Se quitto il gioco torno a quella panchina là e ci facciamo... Possiamo tornare indietro più veloce. Facciamo così. Perché sennò devo camminare di nuovo fino a là ed è lunghissima come strada. Così almeno non dobbiamo camminare per 2 ore. Ok. I nemici devono avere più paura delle spine che di te. Spine e stalagmiti. Abbiamo scoperto che spine e stalagmiti sono la migliore strategia contro ogni nemico del gioco. Whee! Trasporto. Siamo arrivati a Pulverio. Se utilizzi il dash di cristallo arrivi fino a qua. Allora, vediamo. È randomizzato o no, quindi? Ah, non posso parlare perché non ho quelli... Non ho quelli fragili. È vero. Mi servono gli amuleti fragili per lei. Aja Boom. Grazie, ragazzi, un abbonamento a Fossoso. Bastato che scrocca ogni volta. Pezzo di maschera. Ok. Per fare la quest della compagna di Grimm devo prendere prima il bambino di Grimm. Che non è qua. Guarda com'è preoccupato. Povero Elderbug. Gli abbiamo portato il circo qua a casa sua. Oh. Eccolo, potremmo anche sbloccarlo. Tanto l'arvale non è male anche. Però vorrei una mappa. La vendeva lei la mappa? O lei vendeva la calamita? Non mi ricordo. Papanara. Bussola, ok, la vende lei la bussola, perfetto. La prendiamo da lei. Ricorda che se sconfiggi Grimm ti dà un oggetto, la carta di Grimm te la danno già evoluta. Ah, quindi tecnicamente potremmo già andare a sconfiggere Grimm volendo? Sarebbe difficile. Oddio, fino a un certo punto. Abbiamo l'abilità per combattere Grimm. Manca il doppio salto, quello mi servirebbe, forse. Però tecnicamente potremmo provare. Appena sblocchiamo la catua di Grimm. Quanti soldi mi servono? Cioè quanti grab mi servono? Erano pochi? Erano pochi? Il problema è che non c'ho nessun upgrade della culo né niente. 4 mi pare. Uè. Possiamo provare. Perché no? Mi sembra la cosa più sensata da fare con il nostro tempo. Oggi, no? Proviamo a fare subito Grimm. Vediamo se ce la faccio con zero build, zero amuleti, pochi punti vita e zero upgrade della culo. Deve equipaggiarlo, vero? Yep, ok. Ed è carico, sì, è carico. Questo mi dà problemi. Non lo voglio, mi dà fastidio.
Sarà una lunga battaglia. Vediamo se sono in grado. Giusto per curiosità. Onestamente non mi aspettavo di fare questo oggi. Abbiamo il dash d'ombra. Grim, ti sei un po' arrotondito, Grim. Cosa è successo? Cosa è successo, Grim? Tutto bene? Beh, non sto neanche questo. Non me l'aspettavo. Benedizione di Johnny. Potremmo avere ancora più punti vita volendo. Per Nightmare King Grim cosa devo fare? Posso già farlo adesso? Oppure no, devo far salire di livello lui. Non devo far salire di livello lui. Questa volta lo devo far salire di livello io. Se non avrei provato. Mi sa che stavolta devo farlo. A meno che se non me lo... Forse se me lo levo e me lo rimetto. Non sa mai. Nope. Devo farlo. Devo fare tutta la sua quest, tecnicamente. A meno che non si apra adesso, però non credo. No, è chiuso. Beh, è stato facile questo Nightmare King Grim. Nightmare King Grim non ha nessun oggetto, non serve a nulla. Sì, lo so, però... però a questo punto avrei provato a batterlo, giusto per... Perché sì. Allora, con i soldi che abbiamo, io vorrei prendere l'oggetto che c'è qua dentro ancora. Perché appunto, essere che sono i sentieri infetti, ci dovrebbe essere un oggetto nuovo che possiamo ottenere. Non so se però possiamo raggiungerlo. Aia. What the fuck. Lui non c'era prima. Lui non c'era prima. Ok. Ok. Salve anche voi. Allora sono normali. Passaggio per andare giù era di qua. Cioè dall'altra parte, volevo dire. Ci manca ancora l'item della stazione di Pulveria. Sì, è vero. Però quello lì credo che dia problemi. Che se non andiamo a prendere, la stazione non è aperta, veniamo softlockati, dobbiamo chiudere il gioco. Cosa che comunque si può fare perché non è un problema, basta quittare la partita per un attimo. Però lo facciamo alla fine live, dai. Tanto non c'è fretta. Devo andare a controllare una cosa qua nella stanza del fa... nella stanza del falso cavaliere. Perché c'erano i due amichetti piccolini che si arrabbiavano. Potremmo vedere se riusciamo a qualcosa? In che senso randomizer? Randomizer? Quale senso? Comunque c'è Frozen. Come va? Su che console, PC? Sono diversi! Sono cambiati. Pensavo quell'altra, no, no, no. Non c'è niente qua, c'è soltanto quello? Lui dava qualcosa di importante? Vediamo che succede.
succede con i boss, boss fight nel sogno? Sono anche queste qua modificate oppure no? Vediamo. Era tipo di qua, vero? Sarà lo stesso o no? Sì, è lo stesso. Lui è molto più complesso. Non abbiamo upgrade l'arma, ci metteremo 2 ore se ci riusciamo. Perché lui è complessino. Uff. Senza upgrade l'arma, senza magia né nulla, sarà tosta lui. Aia, what the fuck, è appena uscito. Loro davano niente come nemici? Davano essence. Tecnicamente non c'è bisogno di farlo adesso. Perché danno soltanto essenze, non danno oggetti, giusto, giusto, giusto. E cosa danno a loro? Quindi non c'è bisogno di farlo ora, non ci dobbiamo preoccupare impazzendo con un nemico del genere. Va benissimo così. Dov'era quella stanza? Dov'era quella stanza, sto pensando io? Quella dove c'era... tipo un insetto ricoperto di pustole di schifo e roba simile. Vabbè. Perché voi siete cambiati? Perché voi siete cambiati? Devi spaccare. Ah, c'era il passaggio segreto sul soffitto. Era quello lì? Cambia in base all'ordine. Dov'era il passaggio sul soffitto? Era qua. Ok. Mi ricordavo che era in queste aree qua, ma non mi ricordavo dove era il passaggio preciso. Ah, prendi soldi, dai. Abbiamo speso parecchi soldi. Anche se, adesso che abbiamo aperto la stazione del re, possiamo, ora che ci penso, possiamo andare a vendere tutti i sigilli, tutti i diari e roba simile che abbiamo ottenuto nel gioco. Quindi abbiamo un sacco di soldi easy da fare là. Quanto cazzo sono resistenti. Non ho upgrade la culo. Anche se andiamo là alla stazione della del re possiamo. Adesso che ci penso. Che succede? Non dimmi che te conti come nemico. Possiamo anche fare l'upgrade del. Che succede? Mi conta lui come nemico o qualcos'altro? Possiamo fare l'upgrade anche della culo. Che succede? Potrei qualche live o video di WarioWare quando esce? Yes. Cacca. Qua! Si è buggata la boss fight? Oh, quanto sono resistenti! Non c'ho i danni! Oh no, c'è anche lui! Non dimmi, devo sconfiggere anche lui! Ti prego. Oh mio Dio! Muori! Ok. No, si blocca in giro? Devo sconfiggere tutti? Oh no. Usa lo spirito vendicativo, non passa attraverso. Passa attraverso invece. Scusate, non passa attraverso gli oggetti. Proviamo, se non succede comunque niente... è la stanza buggata. Bisogna vedere se si può fare qualcosa.
Ci riproviamo? Nah. Non credo. Andiamo alla stazione, andiamo alla stazione del re. Facciamo quello. Facciamo quello perché in questo modo possiamo fare della roba figa. Aia. Crude fauci furiosi, lasciatemi in pace. Tutti voi. Mio Dio, quella stalattite mi stava per uccidere. Via. Quando non ti passo potete aspettarti la panchina. Sì, l'ho appena fatto. Oppure posso farlo proprio direttamente così. Ah, forse posso anche teletrasportarmi in automatico senza dover ricaricare la partita. Ma va bene in questo modo qua. Comunque risolve il problema. Allora, aia. Ho paura che qualcosa lì rimanga buggata perché c'è l'enemy randomizer. Ho paura che crei dei problemi. Però possiamo fare stazione del re. Non potremo tornare indietro perché non ho le altre stazioni sbloccate. Però questa ce l'ho. Cave del negoziante, volentieri. Così Sly venderà ancora più roba. Molto volentieri. Aia. Molto volentieri. Dobbiamo tornare a controllare Sly. Non ti fa l'animazione? Credo non faccia l'animazione perché non è sbloccato. Ed è un po' confuso il gioco. E dai. Oh. Salto più difficile del gioco. Potrebbe avere il doppio salto magari. Potrebbe avere di tutto. E dai. Ma finiamo oggi l'avventura. Non credo che riusciamo a finire tutto oggi. Ricordo che voglio fare il true ending. Come mai non ci riesco? What the fuck? No. Non capisco. Posso aggrapparmi qua? Posso aggrapparmi qua? Facciamo così. Di solito riuscivo a farlo in questo modo qua. Non so se riuscivo a farlo in quel modo. Sempre fatto in quel modo. Vabbè. Uovo rancido, incredibile. Di sicuro passa la pena di quei 3 minuti spesi in questo cacchio di coso stupido. Vabbè. Mi servirebbero le ali. Non c'è bisogno delle ali, si può fare anche così. Vedo come si sbloccava. Qua sopra? Sì. Adesso non ricordo sta cosa. Allora. Qua cosa c'è di importante che possiamo raccogliere? C'è l'em. C'è appunto il fabbro. Salve, voi siete molto più semplici. Vediamo che c'è. Che nemico c'è al posto del. Ok. E basta con questo crude fauci. Non l'abbiamo ancora ucciso a... Non l'abbiamo ancora ucciso a... sentieri dimenticati, bisogna farlo. Perché mi hanno rotto il cazzo sti crude fauci. Mi hanno rotto le balle. Oh, salve. Perché sei così alto? Ti ha reso così alto? Che ti è successo? Ok, buono. Sto per morire perché non mi salta sulla parete nel punto che voglio. Devo ricordarmi che c'ho il dash d'ombra. Avendo fatto le speed non sono più abituato a utilizzarlo perché lì non lo tieni mai. Aia. Mi sono allenato per quelli, non sono più abituato ad avercelo. Top. Aprimi. No, non di nuovo. No, non di nuovo. Allora. Warp.
Nice, ok. Così non devo neanche chiudere il gioco. Allora, in situazioni del genere abbiamo il warp apposta, perché il gioco impazzisce e dice: dovresti aver ucciso un nemico differente, non devi uccidere lui. Perché hai ucciso lui? Che succede? Cosa cazzo stai facendo? E quindi il gioco si bugga. Ok, Tetz è chiuso. Serve una chiave semplice per quello. Madonna, c'è tutti che mi seguono! Se andiamo di là, potremmo anche andare dai guardiani, direi proprio, ma... vorrei evitare per il momento. Voi siete fastidiosi. Adesso che ovviamente ci sono un paio di oggetti qua, tipo di aerei viaggiatori che dovremmo controllare. Mi è venuto in mente un paio di cose che dovremmo controllare. Ok. Ciao, Lem. Vai a casa, Lem. Perché sei qua fuori? Prendi freddo qua fuori. Ma al momento potresti usare su te stesso per raggiungere l'ultima panchina? Posso tanto raggiungere le panchine che ho già esplorato. All'em qua è bloccato, devo fare il giro lungo. Devo prima passare da là sopra. Ok. Io non possiamo raggiungerlo subito. Aia. Aia! Basta nemici che esplodono. Cosa pensi di finire? Di solito finiamo le live alle 11. Quindi siamo in live da due ore e mezza. Sì, due ore e mezza. Quindi tra poco. Tra una mezz'oretta. Che ci fanno loro qua? Va bene. Ui, se loro vengono randomizzati in una stanza dove devo sconfiggere i nemici è un problema, visto che sono immortali. Anche se ormai abbiamo visto che molto spesso comunque le stanze si bloccano perché il gioco non sa cosa deve fare. Ah, mi sto upgrade da Curio! Poi, ma oggi non ci sono le carte? No, non le ho messe oggi. Perché dovevo spiegare come funzionava la randomizer e tutto e non volevo spendere il tempo su fare un'altra cosa. Da domani ci saranno di nuovo. Domani non penso che faremo la randomizer. Faremo penso un giorno sì, un giorno no, fino a che non l'abbiamo finita. Cosa mi serve ora? Pezzo di minerale terra, ok. Ancora adesso è normale il pezzo di minerale terra. Non è cambiato in questo caso. Fuio! È la solita roba. Qui! Allora, di oggetti che ci sono in questa zona qua, che possiamo andare a prendere. Forse ce n'era uno qua sopra? Tipo qua in alto? Non c'erano tipo delle porte ai lati? Guarda la zona di sopra, quella con le porte ai lati. Forse non entrambe. Come fai col Path of Pain? Il Path of Pain non ti dà niente, no? Non ti dà nulla. Domani cosa porti? Non ne sono sicuro. Forse Isaac. Cioè voglio giocare Isaac. Vai, vendigli roba. Soldi per noi. Non voglio vendere tutto perché se muoio perdo ogni singola cosa. Quindi non è una buona idea. Però un po' di soldi volentieri. Qua c'è la cosa delle anime. Il Path of Pain è impossibile con le mosche normali randomizzate. Tecnicamente sì. Porca vacca quanto lo odio. Quasi morto. Parlando di non voglio morire e perdere tutto. Sono soldi e basta. Non mi interessa soldi e basta, voglio soltanto sopravvivere ora. Domani su YouTube? No, domani su YouTube niente. Ho fatto uscire video oggi, uscirà uno penso dopo domani. Ecco Quirrell. Bella Fra, tutto a posto, tutto bene? Spero di sì. Qua sopra c'era la stazione di passaggio, come la chiamavano. Stazione commerciale, stazione del mercato, cosa di simile. E là sopra c'erano un sacco di passaggi. No, no, ho sbagliato, ho sbagliato.
un sacco di passaggi ai lati che potrebbero essere pieni di oggetti da controllare. Addio. Muoio. Quando Spirit and the All Might randomizer. Non credo quello. Quello sono abbastanza a posto. Credo che sarebbero speedrun di diverse ore. Ma tante ore ogni singola volta, perché devi scoprire dov'è tutto ogni singola volta. Perché loro sono sempre squasciati piccolini? Qua. Oh, oh, fuck. Ho mancato completamente. Ah, già. Devo fare il giro lungo. White Putin. Non credo che sia quello lì il nemico. Non penso che sia il suo nome. Qua c'è questo. Questo quello lì è chiuso, ma come ci lo raggiungo dall'altra parte? Qual era il modo? Ma che consiste i nemici random? Sono nemici random. Credo sia la cosa più semplice da spiegare. Invece di trovare un normale fermento, trovi il falso cavaliere. È quello. Tipo, qua non c'è lui. Il nobile. Non c'è lui. Le camere fungine ci si arriva. Sì? Ma forse sì, è vero. Forse sì, è vero. Oh, oh. Non ho ancora l'acqua di Isma. Quella è una delle abilità che ancora ci manca, l'acqua di Isma. Non che sia fondamentale, ma comunque fa piacere avere. Sì, il sub goal è così perché non ho ancora deciso. Non so ancora cosa fare. Quindi ho messo qualcosa a random. Oh. Ho visto il video su YouTube di All Night Silksong in Hyper Realistic 3D. No, non l'ho visto quel video lì. Non ho idea di cosa ti riferisci. Ah, salve! Oh, shit! È cambiato! Dove sta andando? Dove sta andando? Va... Hello? Hello? Ma perché non mira a me? Meno male, non è appena visto la storia, sono in corso. Ciao Peppo, come va? Mi scappano le boss fight, è scappata! The fuck? Ok. Torniamo all'ultimo. Torniamo all'ultimo checkpoint. È scappata! Cosa posso fare? Mi scappano le boss fight! Guarda che mi danno santo essenze, quindi non sono fondamentali, però... Per comunque utilizzarle. Mie essenze. Cioè dovrei comunque guadagnare le essenze per sbloccare la roba che ci dà la falena. Comunque non era quello il passaggio per raggiungere la zona là in cima. Qual era? Ah, era attraverso... Ma mi serve il pass? Serve il pass? Non credo mi serva il pass per andare fino a là. C'è un passaggio segreto. Cosa... Come cazzo raggiungeva la zona lì? Me la sono un po' dimenticato. Di solito è aperta. Per cosa? Per raggiungere la stazione numero 2 della città delle lacrime. Non mi ricordo dove era il passaggio. Mi ricordavo che fosse sempre aperta io. Wow. Nice. Dragon! Grazie abbonamento con per la prima volta. Thank you. Grazie del puraimo. Mi andare a destra o a sinistra? Dici che c'è il passaggio da un'altra zona? Che cacchio era? Che cacchio era?
Ok. Questo qua è bloccato, non c'è passaggio fin da qua. Oh, basta loro! Basta i guardiani! Quanti guardiani devo incontrare in questa run? Mio Dio. Ok, comunque qua siamo completamente in un posto diverso ormai. Siamo risalendo le caverne fungine. Voglio un secondo parlare con lui per vedere cosa c'ha. Lui non c'aveva la lanterna, infatti. Però ci lasciamo vedere raccolto. Se vogliamo raccogliere i soldi easy, possiamo farlo. Dietro! Grazie abbonamento con Prime per 5 mesi. Hai già incontrato Radiance? Per il momento no. Non so se possiamo incontrare Radiance. Aia, non ho idea. Ma già che siamo qua, a questo punto... andiamo da... buono. Andiamo da... dai Lord delle Mantidi. Facciamo loro. Fuck. Stanza è un incubo. Facciamo Lord delle Mantidi per... bentornato. Bentornato. È fuori dalla sua stanza lui, va bene. Non potremo ottenere essenze, ma almeno è là fuori. Possiamo andare dall'ordine delle mantidi e dalla zona delle mantidi. Che è di qua, giusto? Yes. Dovrebbe essere di qua. Sì, è di qua. Qua verso il basso. Qua a sinistra. Questa è stata più veloce per raggiungerla. Mi sta sparando roba. Che cacchio? Via! Devo prendere il mio amico! Lasciatemi in pace, devo prendere il mio amico! Grazie. Arrotino! Grazie abbonamento con Prime per 3 mesi, la prima di bronzo. Grazie Arrotino. Qua non c'era, se non sbaglio. Qua c'era santo del pass... eh sì, sblocco questo passaggio qua e basta. Che comunque mi va bene. Però non è la strada giusta. Ho fatto confusione. Era più in basso prima. Aia. Devo curare. Era una cura di Marco Toxero quello. Sì, infatti. Solo che io odio Marco Toxero. Vorrei che non fosse loro. Marco è uno dei top 2 nemici peggiori del gioco. Informazione off topic. Ma ho appena risolto il gioco con... era lui. Gioco con Drift è un nuovo metodo, quindi posso confermarti che funziona. Col nuovo metodo. Ah, sì, sì. Ma hanno tutti detto che funziona, quindi... mi fidavo abbastanza che fosse il metodo giusto per risolvere. Le mantidi sono a sinistra, ma non so se qua c'era qualcosa, quindi controllo. Madonna, è pieno! C'è soltanto della lore, vero? Aia. C'è della lore e basta qua. Addio amici. Addio amici. Oddio, perché sono imbalzato male. Oh, ok. Ok. Qual è il nuovo metodo? Credo che si riferisca a quello dove devi aprire il gioco, metterci dentro un pezzettino di cartone e chiuderlo. Credo si riferisca a quello. Pepo. Grazie raid. Sono più tardi a dire grazie raid, roba simile. Grazie al momento con Prime per 8 mesi. C'era una volta... affanculo! Sto cercando di leggere! Ok. C'era una volta, tanto tempo fa, un tappo giallo che mangiava i sassi. Poi però smise. È un gioco di parole? Sto per morire. Gioco di parole? No, è una storia fine. Ok. È una storia triste allora. Un po' un peccato. Pezzo di maschera. Oh, shit! Ok.
È la cura di sogno, usalo. Non ci voglio mettermi lì a raccogliere tutti quei frammenti del cavolo. Wow. Ah, questo è chiuso. Madonna, è pieno di guardie giganti. Ok, lo sapevo che stava per arrivare. Per questo non mi volevo curare subito. Sono morto. Oddio, sono qua! No! Mi ha fregato un sacco di volte quello lì. Mi ha fatto il culo. Usa il TP, non c'ho nessuna panchina per trasportarmi. Da fare un bel viaggio. Non è così lungo, ci si mette comunque massimo un minutino. Però mi ha fregato un sacco di volte. Sei pure bloccato prima di fare tutto il giro lungo questa volta, apposta per quel primo, perché sapeva che mi volevo curare. Passaggio veloce qua verso il basso. Ok. Non volevo dirti che tecnicamente se un sognatore potrebbe essere nelle ricompense dei sogni delle falena. Quindi dovresti raccogliere sogni. Sì, lo so. Però se bisogna farlo lo facciamo. Se non bisogna farlo non lo facciamo. Non voglio sprecare il tempo a raccogliere quella roba lì per niente. Perché è una bella spesa di tempo. Non ci voglio di farlo. Vorrei non morire stavolta, grazie. Nice. L'ho già attivato, potevo tecnicamente già salire sopra. Aia. Oh, salve. Come faccio se rimani lì? Ok. Devo prendere colpi in faccia. È la nostra unica opzione per fare qualsiasi cosa. E te sei? La mappa. Lol, you thought it was something good for a second. Possiamo sapere dove sono tutti i grab? Ah. Possiamo sapere dove sono tutti i grab? Non che ci serva troppo, perché comunque me ne ricordo la maggior parte. Anche se quelli l'ho mancato, però non è troppo utile, ma potrebbe tornarci utile. Potrebbe. Mi piace che la descrizione era lol, you thought it was good. Scusa, che te devo dire. Ok, adesso facciamo i Lord delle Mantidi. Fai il passaggio per aprire i Lord delle Mantidi, aspetta. Che devo aprire lì il pavimento. Era qua in alto. Era qua. C'era il passaggio lungo proprio per farlo. Mi sa che ho sbagliato a tornare indietro. Ok, qua. Questa è opzionale. Puoi. Bam. È morto qualcuno perché è caduto nel buco. Buono. E cadiamo anche noi. Qua forse c'era anche qualcos'altro oltre a quello. Giusto? Mi sembra che ci fosse anche, forse qualche altro oggettino. Mi ricordo che c'era di sicuro il passaggio. Ci sono delle manti di qua. Oh, stranamente a tema. Mi ricordo c'era quel passaggio dove il tipo ti fregava e ti bloccava la strada. Dubito che riusciamo. Aspetta, forse possiamo farcela. Un secondo, un'idea. Bastardi. Ci ho provato. È l'unico modo con cui casomai potevamo riuscire a batterlo in tempo, ma too fast. Troppo veloce. Volevi? Sì, volevo proprio.
Perché quello non è randomizzato? Perché credo che debba fare un'azione specifica. Visto che deve fare quell'azione specifica, non viene cambiato. Aia. Oh. Quanti soldi da 220 geo! Quello è un po' schiacciato. Quanti geo? Mi hanno già aperto passaggio? Ho sentito la porta aprirsi. Ah no, avete chiuso la porta. Ok, ha più senso. Vai, sfida. Dovremmo farcela con loro relativamente semplice. Dovrebbe essere un quadretto relativamente facile. No? Inizio incredibile. Potevo colpirlo lì. Mi posso combattere addirittura con il dash d'ombra. Randomizzata sarebbe bellissimo. Beh, se questa boss fight qua venisse randomizzata, basterebbe far cadere il nemico nelle spine e sarebbe one-shotato il nemico. Sarebbe molto semplice. Wow, siete arrivati subito. Pensavo faceste un giochetto più lungo. Perché mi cadete in testa? Non mi è mai capitato. Molto greedy da parte mia. Molto amaro. Uno dei boss più belli. Molto bello. Quando lo impari però diventa semplice. Soprattutto quando impari la versione con tre mantidi contemporaneamente. Quello diventa molto più semplice. Wow, scivolato. Cioè, questo qua in paragone rispetto a quello è una passeggiata. Ho preso comunque il danno. Questo mi ha preso tanto il passaggio, credo, vero? Non mi date niente. No, infatti. Mi ha preso solo il passaggio, quindi ora possiamo andare a Nido Oscuro. Cosa che non è una buona idea perché non abbiamo la lanterna. Ma possiamo dare una sbirciatina veloce. Forse c'è qualcosa che ci può piacere, no? Qualcosina. Ciao. Thank you. Wow. C'erano anche di altre cose da controllare nelle caverne, però. Uno tra i più belli credo sia la versione Nightmare di Grimm. Sì, quello è molto bello. Penso di preferire, però, forse... No, probabilmente mi piace di più lui. Non lo so, è una bella sfida tra lui e Pure Vessel. Sono entrambi molto belli come combattimenti. Mi piacciono entrambi davvero molto. Wow, 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 wow. Ok. Sarà sbagliata. Dovrei fare il giro. Io non so se voglio stare qua dentro al momento attuale, devo dire, eh. Sono venuto qua. Sono venuto qua perché si è sbloccato. Ma oh, che cazzo. Ok, sto facendo un po' di casino. Facendo un po' di casino, devo dire. Potrei giocarmela meglio qua. Ma qua sopra non avevo visto che c'era passaggio. Non so se voglio essere qua dentro. La panchina delle matri, ti prego. Mi sa che è una buona idea, mi sa che è una buona idea. Tanto avevo sconfitto pure le matri principalmente per quello. Perché si poteva ottenere un oggetto là dentro. E dei soldi anche? Non sbaglio, forse c'erano due oggetti là. Quindi dovrebbe essere importante. Solo che devo starci attento adesso perché non voglio morire. Prima stavo correndo perché dicevo, vai. Faccio una veloce visita qua a Nido Oscuro e poi si esce.
Non è mai una veloce visita Nido Scuro, non lo è mai. Quindi meglio se usciamo subito. Poi si farà quando ce n'è bisogno. Non era giù? Era sopra? No. Ci sta l'amuleto. Sì, sì, c'è l'amuleto quello là che ovviamente verrà randomizzato, quindi non sarà l'amuleto. Perfetto, molto furbo da parte mia. C'ho un punto vita ora. Dov'è la strada per uscire? Dov'è la strada per uscire? Non me lo ricordo. Era sotto? Era sotto? Teletrasportati. No, non, ho detto che non voglio abusare della meccanica. Sai, momento perfetto per abusare della meccanica, tecnicamente. Ok, ci siamo. Ok. In oscuro sempre una grande pacchia, un grande divertimento, ci abbiamo fatto. Affronta Nosk. Non adesso Nosk. Non so neanche se possiamo vedere Nosk perché non abbiamo la lanterna. Non so se quella zona lì credo che sia tutta al buio probabilmente. Oh! No! Ma non mi spawnare in testa a lui. Fa. Oh, ok, non so cosa fare. Non so cosa fare. No, sei un bastardo. Oddio. Aprimi. Fammi riposare la panchina. Ne ho bisogno. Ok. Ma cosa di utile? Ne basta la pena? Un'altra. Abbiamo un cuore in più. Quindi in realtà sì. Non è male questo. Ci potenziamo almeno. E altri soldi. E a culo lungo molto volentieri invece. A culo lungo molto volentieri. Così possiamo fare attacchi da più distante. Meglio di attacco pesante. Non cambia troppo ma va bene. Anche la stazione. Cosa? Anche la stazione. La stazione? Quale? Che ti riferisci? È utile quando serve. No, questo è praticamente sempre utile. A quello lungo ti permette di colpire i nemici da più distante. Puoi fare attacchi più sicuri. Non devi più rischiare quanto il gioco base. What the fuck, era pieno? Perché è pieno di collezionisti ovunque? Perché è pieno di collezionisti ovunque? Toh. Via. Salviamo Bretta. Non mi ricordo se dà niente, ma la salviamo comunque. Tanto c'è un oggetto qua in fondo. Sham Notch, volentieri. Molto volentieri. What? Wow, la guardia reale. Perché c'è l'intera guardia reale qua in fondo? Si sono persi. Non avevano la mappa, non hanno parlato con Cornifer. Si sono persi nelle caverne fungine. Quanto amato sto gioco. Sì, è bellissimo. Oh, fuck. Vedo l'ora esca Silkson. Nonostante credo che... Il fatto è che Hollow Knight base, questo gioco qua, quando era stato sviluppato dal Team Cherry, hanno dovuto tagliare diverse cose dal gioco, perché ovviamente all'epoca non avevano avuto nessun successo, perché il gioco non era ancora uscito, e non avevano soldi. Quindi molte delle loro idee hanno dovuto tagliare. Adesso che i soldi non sono più un problema,
Mi sa che stiamo spendendo un sacco di tempo a fare un gioco colossale di dimensioni. Penso che stiamo facendo proprio questa cosa qua. Quindi immagino che Silksong sia gigante come progetto. Ed è per questo che ci stanno mettendo così tanto a finirlo. Cosa che mi va bene. Perché no? Oh, mio Dio. Non mi dispiace. Sì, non è la fine del mondo. Lui adesso con... Wow, ok, calmi. Bisognerà aspettare un po' di più, però forse porta un gioco colossale. L'importante è che non sia talmente grande da diventare senza focus e... più in alto. E un casino incredibile senza nessuna ragione. Ma non credo lo diventerà. Non mi sembrano i tipi da fare una cosa così insensata. Questo discorso vale per Cuphead. Cuphead non so che gli sia successo. Se mantiene questa qualità, wow. Io penso che migliorerà. Perché il sistema di movimento nuovo sembra un sacco più... Ok. Sembra un sacco più... più interessante rispetto al sistema di movimento di questo gioco qua. No, ha saltato. È qua a destra, vero? Sì, ok. Allora, facciamo come ultima cosa, visto che... non ho sbloccato la stazione del mercato, come si chiama, perché non mi ricordo dove cacchio è. Torniamo alla stazione del re. Andiamo alla stazione di Pulveria. Controlliamo l'oggetto nella stazione di Pulveria. E poi basta. Per oggi basta, perché è già tardi. È già tardi. Ma non sarà mai come giocare la prima volta. Beh, essendo un gioco nuovo, comunque sarà come giocare la prima volta, tecnicamente. Fai comunque un po' di esperienza di Hollow Knight, ma sarà tutto nuovo, quindi non credo sia un problema quello. What? Spero sia più controllabile, avere tutti i movimenti reattivi in mano è uno spettacolo. Sì, anche io. Il modo in cui stiamo facendo questo Silksong mi ricorda molto il modo in cui facevano l'espansione di Shovel Knight. Dove crei un nuovo personaggio con un moveset completamente nuovo, ma ovviamente è fatto dagli stessi creatori, con la stessa logica di level design, game design e tutto, ma con roba in più, cose differenti e roba simile. Cosa che non è un problema, perché Shovel Knight penso che sia uno dei giochi migliori in assoluto. Oh, calmo te, bravo. Sotto questo aspetto anche Ori mi ha fatto impazzire, sì. Ori 2 era molto bello. Ori 2 mi è piaciuto di più rispetto al primo. Aveva i suoi problemi anche Ori 2, però mi è piaciuto di più. Alexa, stop! What the fuck? Cosa ha sentito? Ha detto Ori. No, non so cosa fosse. Che significa randomizer? Randomizer. Le cose sono randomizzate. Tipo lui, vedi? Lui non dovrebbe essere qua. Tipo, vedi lui? Lui è schiacciato, non so per quale ragione. Che ha fatto, Alex? Non so neanche cosa stai dicendo. Non ho idea. Ci vorrebbe il comando randomizer. Beh, è una cosa che in realtà sa la maggior parte della gente. Basta che abbiate visto un minimo qualcosa nella community Pokémon e sapete cos'è una randomizer. Qua c'è l'oggetto di Pulveria. Beh, ottimo ultimo oggetto per concludere la giornata, no? La porta è chiusa però perché non c'è la leva. Quindi siamo softlockati qua dentro? No, non lo siamo. Possiamo comunque tornare indietro. Ok. Potremmo entrare qua dentro tanto quando c'avevamo una stazione sbloccata. Ok. Penso che per oggi possa bastare. Abbiamo fatto parecchi progressi. Forse ci mettiamo meno del previsto a fare questa run qua. Non dico che lo finiamo prossima live, perché non credo proprio ce la faremo. Ma... tra due live, forse? Ci ho messo 2:30 per ora. Tra due live, forse? Di sicuro la cosa più
assurda che abbiamo visto finora era il tutorial. Il tutorial è la cosa più tremenda di tutte finora, ma va bene così. Allora, gente, abbiamo iniziato la Hollow Knight Randomizer. Domani faremo Isaac, possibilmente. Non ne sono ancora sicuro, potrei cambiare idea, ma credo sia quello lì l'obiettivo. Dopodiché, dopodomani non ci sarà live perché devo andare a farmi il vaccino, quindi c'ho alle 8:30 di sera e non posso fare la live perché c'ho il vaccino alle 8:30 di sera. Dopodiché il 9 settembre c'è il PlayStation Showcase alle 10 di sera, se non sbaglio, quindi seguiremo quello lì. Possibile che io stia male, che io starò male a causa del vaccino? Probabile. Lo guarderemo comunque? Assolutamente sì. Perché l'evento importante di PlayStation dell'anno l'hanno messo il giorno dopo del mio vaccino. Vaffanculo. Vabbè, però, in ogni caso, a chi vogliamo fare red per concludere? Oggi c'è un po' di gente. Facciamo a Gian. Facciamo a Gian. Che non l'avevo ancora fatto da quando sono tornato. Cosa sta facendo? Sto giocando a Guilty Gear. Guilty Gear mi ispira, ma non c'ho il tempo da spendere sopra dei picchiaduro del genere perché chiedono troppo tempo. A me, non sono live. No, non sei live purtroppo. A me, gente, spero che ci stiamo divertendo tutti insieme con questa All Night Randomizer. Un po' un casino, ma va bene così, è quello che mi aspettavo. Buonanotte a tutti.